nato un sistema, e tanto lui la spazzatura, la chiama spazzatura, ma la chiama oggetto di dismessi, diciamo. Ma perché la chiama oggetto di dismessi? Perché poi lui questi oggetti dismessi li recupera e li vende, la ricicla, la rivende. Perché fa dei rifiuti un business. Questo è stato il sistema di Cina. Ma adesso cominciando, ma tu quando sei arrivato qui, cosa hai trovato? Allora, dicevo che sì, allora parto con le slide perché parto proprio da quando sono arrivato a Tivoli. Innanzitutto il business nelle aziende pubbliche, i manager pubblici che vengono nominati, eventualmente riconfermati negli anni, lo fanno fare i cittadini. Quindi noi siamo stipendiati, c'è un premio di produttività in base a quello che i sindaci vogliono che si raggiunga e tu devi raggiungere. Però è giusto dire business, ma nelle aziende pubbliche chi guadagna sono solo i cittadini, qui ci sono dei sindaci, degli amministratori, neosindaci, un caro sentito, e quindi loro possono capire bene a cosa mi riferisco. Quando sono arrivato a Tivoli, i numeri, vedete la prossima slide, le foto, la raccolta differenziata era al 10%, per la precisione agosto 2014, quindi 9 anni fa, 10 anni fa, non 2004 o 1994, 2014 era al 9%, un comune di 60.000 abitanti alle porte di Roma, cioè la capitale d'Italia, stava al 9%, raccolta fiera, uno dei comuni più grandi d'Italia, perché Tivoli è il 115° su 8.000 comuni per numerosità di popolazione, è come Vigevano. La raccolta differenziata bassissima era associata a una Tari altissima, e cioè la Tari era 230 euro per abitante pro capite all'anno, e quindi era un disastro, e i numeri erano affiancati a queste foto, articoli di giornale, emergenze definitive, riparte la raccolta ma la strada è ancora in caos. Questi erano gli scenari al mio arrivo a Tivoli. Guardate quest'ultima foto, c'è questa discarica di rifiuti in città e a fianco le macchine, per farvi capire la dimensione di questa cosa qua. Oggi ci sono i circoli di Secus di Roma, molti di loro vivono queste situazioni in alcuni quartieri a Roma. Ovviamente dici, associ un comune di 60.000 abitanti a un comune che è la capitale di 3 milioni di abitanti. L'associazione va fatta perché tutto è proporzionato. Mentre la Tari di Tivoli al mio arrivo era 14 milioni di euro, oggi navighiamo tra i 10, 8 e gli 11, e praticamente ha 120 dipendenti l'azienda. Roma c'ha una Tari di 770 milioni di euro e c'ha 8.000 dipendenti diretti l'azienda dei rifiuti più altri 2.000 subappaltatori. Quindi tutto è proporzionato. È chiaro, se ci ostiniamo a ragionare come sembra voglia, stia continuando a fare pure questo sindaco Gualtieri, in modo verticistico a Roma, vuol dire che tu non la vuoi risolvere la questione, piuttosto preferisci aprirti un inceneritore di rifiuti che costa anche quello 700 milioni di euro e fai un bando da non so quanti miliardi di euro, 7 miliardi di euro per affidare a un privato la realizzazione e l'abbruciamento dei rifiuti e ti ostini a tenere una gestione gerarchicamente verticistica in un'azienda che invece la devi spacchettare almeno in 15 aziende municipali. È scientifico non voler risolvere quel problema e, diciamo, aprire la strada a uno sversamento, un'emorragia di denari pubblici, tanto là ci mettono i soldi i cittadini romani, lo Stato, perché drenano dappertutto. Okay? Questo per dire gli antipodi della gestione dei rifiuti. In quelle discariche, Massimo, il minuto dopo che sono arrivato, diciamo un minuto in termini di saranno 2 mesi, 3 mesi dopo, in quelle stesse discariche, io prima di iniziare il porta a porta ho detto non dobbiamo iniziare il porta a porta, perché quando sono arrivato tutti, soprattutto in maggioranza, mi mettevano bucce di banana dappertutto, non so perché, sinceramente.
E uno dei primi articoli di giornale che mi fecero sul Messaggero è arrivato da Capannori, il mago del porta a porta. E ho detto, questa è una trappola, perché sia sti cittadini che fino a oggi stanno al 9% di differenziata, no? E dall'azienda e dal comune gli hanno detto che Tivoli la differenziata non si poteva fare, il porta a porta non si poteva fare, tra l'altro lì c'era Cerroni, non so se conoscete, il più grande imprenditore delle discariche d'Europa, che diciamo aveva interessenze, interessi e i debiti più grandi che aveva l'azienda di Tivoli ce l'aveva col gruppo Cerroni, perché avevamo tanto indifferenziato ancora da pagare tutti gli smaltimenti che c'erano. E quindi diciamo era veicolata questa cosa che i tiburtini, così si chiamano i cittadini di Tivoli, non potevano fare il porta a porta, a differenza degli altri comuni là attorno, perché il territorio era difficile, perché poi in fondo loro erano incivili. E tutte queste cose che io da casertano sentivo dire agli assessori e sindaci camorristi, quando io con la laurea in tasca in ingegneria ambientale ho fatto il treno e me ne sono venuto in Lombardia e poi sono stata a lavorare in Puglia e poi sono approdato in Toscana. Le stesse voci che sentivo quando sono partito da Caserta, in fondo siete incivili, la differenziata a Caserta si può fare, Napoli, e voi siete napoletani, li sentivo là, no? E poi oggi, venendo qui, ho visto tanti cumuli di rifiuti, pure in centro a Vigevano, voi vedete che qualcuno, lo dice pure qua, siete degli incivili, qua, i messaggi poi sono quelli, pur di non fare, perché poi se non fai, la tagli è più alta e ci sono tanti interessi privati e pubblici che si innestano come parassiti a questa cosa. Allora, in quelle discariche, tornando attivo, io che ho fatto? Ho preso delle guardie ambientali, tutti disoccupati dal mondo delle cave, esodati dal mondo del lavoro tradizionale, erano camionisti, erano cavatori, tutti lì, e li ho messi in mezzo alle discariche a parlare con chi portava i rifiuti là, per dire, guarda, non ci stanno solo i cassonetti e i marciapiedi, ci stanno pure queste cose colorate che per Tivoli vi siete creduti che erano delle cose da dribblare con le macchine o degli addobbi colorati natalizi che nessuno usava, ma erano le campane per la raccolta differenziata. Io le ho accorpate vicino ai cassonetti, perché tutti guardavano solo i cassonetti dell'indifferenziata. Vedrete poi delle slide, ho incatenato i cassonetti e li ho aperti solo quando c'erano i presidi da una ora a un'altra, mentre le campane erano H24 aperte, perché era favorita la raccolta differenziata sotto. E questi cittadini hanno fatto diventare queste 20 discariche delle piazzole di conferimento presidiate, PCP. Io ho fatto i cartelli con gli orari di apertura, ci ho investito 40.000 euro di oleandri per renderle, anche per mascherarle, e sono diventate delle palestre a cielo aperto in cui per i primi mesi e poi anche per anni, parallelamente al porta a porta che ho fatto partire, i cittadini si allenavano, anche quelli di fuori comune, che gli altri comuni attorno avevano fatto il posto porta a porta, loro venivano a buttare sempre nei cassonetti di Tivoli, noi ci cominciavamo a prendere anche i rifiuti differenziati degli altri comuni. Quindi queste palestre PCP sono quelle che secondo me sono stato uno degli ingredienti vincenti, e mi sono tolto anche un sassolino dalla scarpa, perché ho fatto vedere fin da subito che io non ero venuto a fare il porta a porta dalla patria del porta a porta che era Capannori, ma ero venuto a fare la raccolta differenziata, così come diciamo dai libri di teoria mi hanno insegnato a ingegneria sanitaria ambientale all'università, alla Federico II, così come io avevo imparato a fare in Toscana e addirittura migliorata, rivista e corretta, tant'è che a Tivoli ancora oggi non si fa mica solo il porta a porta, si fanno almeno 4 tipi di raccolta differenziata diverse, compreso il porta a porta. E quindi l'ecologia nei servizi pubblici è quella che io, l'operatore ecologico non era più sinonimo di Monnezzaro, no? Ma era operatore ecologico in quanto lui si faceva veicolo del verbo dell'ecologia, che proprio significa parlare. Ecologia in ambito cittadino significa fare sistema tra chi vive l'ambiente sociale cittadino. E quindi parlare, gli ispettori ambientali, gli operatori ecologici hanno iniziato a comunicare con l'utenza, e il porta a porta tra l'altro si presta molto bene a veicolare in maniera un po' come i postini l'ecologia. La gestione dei rifiuti, se ben pensata e veicolata, rende protagonisti i cittadini e gli operatori ecologici.
se è finalizzata al recupero di materia e non allo smaltimento di rifiuti, tra parentesi, in grandi o grandissimi impianti, di cui, diciamo, come diceva nelle città invisibili Italo Calvino, lontano dal cuore, lontano dalla vista, lontano dal cuore. È stato proprio la carenza di impianti del Lazio, è stata, diciamo, non un problema, ma una grande chance per dire al sindaco: scordatevi di fare inceneritori, scordatevi che Cerroni riaprirà le discariche, o ce la facciamo da soli rimboccandoci le maniche, dando da mangiare alle filiere del riciclo e del recupero di materia che già c'erano, piccole e medie imprese, imprenditori che dicevano: la plastica io ti do 300 euro a tonnellata, il vetro se è pulito io te ne do 40. E così ho convinto il sindaco a rinunciare alle chimere del gigantismo impiantistico di ingegneri e discariche, che nel Lazio fortunatamente non c'erano e ancora non ci sono, tant'è che Gualtieri ne vuole ancora, lui vende fumo ai cittadini di Roma e laziali, e ci siamo rimboccati le maniche. E quindi questa gestione dei rifiuti, se finalizzata al recupero di materia, compost e tutto il resto, è vantaggiosa, economica, foriera di nuovi posti di lavoro e coinvolgente. E quando Massimo diceva, secondo lui non sono rifiuti ma sono oggetti dismessi, dico subito questa cosa, l'ho scritta anche credo in qualche paragrafo dei libri di Maurizio Pallante, se, nella definizione attuale di rifiuto, che è benedetta dall'Europa, c'è scritto il rifiuto è quella sostanza, oggetto di cui il produttore o il detentore ha deciso o è obbligato a disfarsi. Quindi c'è il disfacere, cioè c'è proprio il senso di smaterializzazione. Mentre nella parola dismettere, cercatela sul vocabolario, chi di voi invece sa il latino, e c'è il senso della missione. Per me un oggetto, questo oggetto da bottiglia d'acqua, banalmente può diventare un'altra cosa. Almeno 10 cose può diventare sta bottiglia. Quindi cambia missione. Se noi siamo bravi a dire ai cittadini, a Tivoli per esempio la raccolta del vetro è l'unica che ho lasciato in campane stradali, perché ho reso il vetro, che tanto pesa, e l'ho reso un oggetto da lasciare in casa e ho reso scomodo produrre il rifiuto di vetro. Parallelamente però ho cominciato a regalare a tappeto borraccette dell'acqua nelle scuole, sulle borraccette dell'acqua nelle scuole c'è il QR code. Tivoli è la città dell'acqua, ha centinaia di fontane pubbliche, ci sono tutti i rubinetti delle 24.000 utenze domestiche, insieme ad Acea abbiamo veicolato quanto è buona l'acqua del rubinetto e l'abbiamo fatto in tanti modi. Quindi questo significa per me oggetti dismessi. E ritorniamo alla presentazione. Le raccolte differenziate sono di prossimità, PCP, postazioni di conferimento visitate, postazioni fisse e anche mobili, sono incentivanti, Tivoli Premia e Tivoli Miniera Urbana, di cui avete visto il manifesto fuori, sono domiciliari, ovviamente il porta a porta è modulato secondo le peculiarità dei singoli quartieri, Tivoli fa 60.000 abitanti circa, è in 9 quartieri che hanno uno sviluppo tra i 7.000 e i 10.000 abitanti. Sono raccolte stradali, il vetro ho detto in campane, in ecostazioni, vedrete le ecostazioni che ci siamo inventati prima in Italia, a raccolta puntuale. I cartoni di imballaggio commerciale, anche quelli li raccogliamo stradali. Sono puntuali, cioè misuriamo il numero di esposizioni nei condomini con bidoncini intelligenti, nelle utenze singole, contando il numero di esposizioni del mastello singolo, senza l'utilizzo di sacchi a perdere in plastica col chip. Perché poi qui è partito un altro business, quello è un business tutto sulla vendita dei sacchi, per cui le raccolte domiciliari porta a porta puntuali, spesso e volentieri si fanno questi sacchi che costano 30 centesimi l'uno, quando in realtà a Tivoli abbiamo bandito anche il sacco a perdere in plastica. All'inizio c'erano, mi ricordo quanti, 1300 cassonetti per la raccolta dell'indifferenziato. La prima gara che ho fatto è quella di trovare chi nel corso dei 2-3 anni a seguire avrebbe preso questi cassonetti e ce li avrebbe pagati sotto forma di riciclo di questo polimero di plastica. Ho trovato una ditta emiliana che ci dava sui 30-35 euro a tonnellata
il cantiere di smontaggio di questi cassonetti, che quartiere dopo quartiere, mano a mano che stendevamo il porta a porta, avremmo dovuto dismettere, era allestito proprio dove i nostri 120 dipendenti la mattina attimbano il cartellino. E quindi parallelamente per 2 anni c'è stato sto cantiere di smontaggio dei cassonetti in filiere plastica dura, plastica più morbida e ferro, e loro vedevano che questi privati che avevano vinto la gara, che ci davano 36 euro a tonnellata per questa plastica, lavoravano, e loro lavoravano per liberare le strade della città da questi cassonetti che poi venivano rivenduti dall'azienda. E così parallelamente abbiamo, questo per esempio è il salone parrocchiale di una chiesa in un quartiere, e io la sera andavo a spiegare il porta a porta, non, ci andavo io, non l'assessore all'ambiente. Su questo devo dire, per quanto brave siano state tutti gli assessori maschi e femmine che si sono succeduti, io ho fatto tutto da solo. Non dico che sono stato lasciato da solo, è stato un caso, ho fatto tutto da solo. No, è proprio questo, tu ci hai messo in faccia. Esatto. Perché adesso quando vai avanti racconterai, sempre gli zingari. Sì, ecco, gli zingari. Sì, sì, lui diceva, ci hai messo la faccia e sei andato dagli zingari, manca a fare apposta la slide dopo, è proprio quella. Comunicato, stampa, la civiltà scende in campo. Questo è uno dei 3 campi Rom che c'erano attivo. Dico c'erano perché poi è rimasto solo questo, gli altri 2 sono stati sgomberati. E vedete uno dei 2 come la battaglia, lo sgomberato senza ruspe, tra l'altro colpendo nel portafoglio questi Rom, vedete poi dopo nelle slide, che erano dediti all'abbruciamento di rifiuti e facevano concorrenza sleale all'azienda pubblica, perché poi non funzionando l'azienda pubblica fino al mio arrivo, i cittadini per disperazione 5 euro li mollavano a svuotacantine abusivi, 10 euro, e questi magari andavano da sti Rom che bruciavano, i famosi luoghi che vedete magari al telegiornale, ogni tanto si sente che piglia fuoco qualcosa giù, da Roma in giù o da Firenze in giù. Purtroppo ci sono economie, cioè ci sono io lì in questo campo Rom che vedrete poi dopo, c'erano 300 Rom assiepati, e la cui unica economia era quella di bruciare rifiuti e vendersi il ferro, il rame, quello che usciva dall'abbruciamento dei rifiuti. In questo campo Rom, vedete quel signore con la maglia grigia alla mia destra nella foto, è diventata una guardia ambientale. Questo è il capo di questo campo Rom. E mi ricordo, vi faccio fare una risata, mi ricordo quando uscì questo comunicato stampa, ovviamente il sindaco mi ha dato carta bianca fin da subito, poi figurati negli anni, un consigliere comunale di centrodestra della Lega, tra l'altro, che poi divenne candidato a sindaco contro il mio sindaco, che poi ha perso perché il mio sindaco ha rivinto per una seconda volta, fece in consiglio comunale si alzò, fece un grave attacco dicendo abbiamo visto l'ingegner Girardi abbracciato a dei Rom su. E poi ovviamente hanno rilanciato tutti i giornali locali, pure il Messaggero, sta notizia che per me era bellissima questa, sono stato accolto lì come, e ci dica l'ingegner Girardi se questi Rom pagano la Tari. Mi chiamò il sindaco Tomo e disse: ingegnere, ma qui c'è il consigliere della Lega che ha fatto una interrogazione scritta, non è che niente, ma questi la pagano la Tari? Ho detto sindaco, ma assolutamente no. Anzi, le dico di più, la corrente la prendono dai pali della luce. Ah, e io adesso che rispondo? Questa è la verità. Ma che vogliamo aggiungere al danno la beffa? Cioè almeno mi fanno una differenziata e la Tari la, insomma, la proviamo a, comunque a ridurla in favore dei cittadini. L'umido, loro, gli ho dato la compostiera, cioè c'avevano già delle galline, insomma, e questi sono diventati più bravi di tutta Tivoli Terme, che sono poi, questo campo Rom sta di fronte alle palazzine popolari, queste case sono tutte, dico io, fatte in bioedilizia, tutto materiale da recupero, tutti i resti, vabbè. E ovviamente anche, immaginate, gli amministratori pubblici mi capiscono, quando tu divulghi questa cosa, tu sei il presidente dell'azienda dei rifiuti, ti fai fotografare, fai vedere, poi uno di questi lo fai diventare una guardia ambientale, gli dai pure 300 euro al mese, insomma, o vinci tutto o perdi tutto, no? E come messaggio è chiaro che a quel punto nel cimitero tutti sono coinvolti nel progetto di raccolta differenziata, anche al cimitero, non dico che escono gli zombie, però ci sono 51 postazioni nel cimitero di Tivoli,
dove si può fare la raccolta differenziata, per dire davvero a tappeto, è stato ciascuna utenza, domestica e non domestica, ciascuna attività, l'ospedale di Tivoli nel 2023 è andato a fuoco, avete sentito, ci sono stati dei morti, ha provato il dirigente dell'ospedale della colpa alla gestione dei rifiuti urbani lì dentro, quando in realtà se c'era uno che andava tutti i giorni a prendere i rifiuti, anche più volte al giorno, era proprio l'azienda dei rifiuti del comune, mentre chi aveva, era l'8 dicembre, era giorno di festa, non si erano raccolti dei rifiuti, si rifiuti per un cortocircuito di un impianto elettrico sono andati a fuoco, ma erano quelli pericolosi e speciali delle aziende private. Ovviamente hanno provato anche lì a dare la colpa a noi, l'unico che ha parlato in televisione sono stato io, mentre il direttore generale dell'ASL e i privati appaltatori di questi rifiuti pericolosi che l'8 dicembre si sono fermati mentre noi siamo andati lo stesso per la nostra parte di rifiuti urbani, nessuno parlava, ho parlato solo io, no? Per dire quanto anche alla procura ho dimostrato massima serenità. Ritornando al porta a porta, quando abbiamo iniziato nei vari quartieri a macchia di leopardo, perché poi il porta a porta serviva per recuperare denari da reinvestire per fare il quartiere prossimo, perché un'azienda che ha 18 milioni e mezzo di debiti e ha un piano di rientro di 7 anni a 160.000 euro al mese, non c'erano i soldi manco per pagare il carburante per fuoscire le spazzatrici, non c'erano i soldi per pagare gli stipendi. E quindi avevamo i debitori che dovevamo, perché se tu non paghi i debiti, il tribunale dice tu non stai rispettando il concordato, chiudi, a quel punto si dà ai privati tutti i servizi, spazzamento, raccolta e tutto il resto. E quindi è chiaro che farlo bene il porta a porta fin da subito, e io la notte, vedete, qui sono stato insieme ai miei ispettori ambientali che erano i miei bracci armati, operativi. Questo è un video che credo si trovi ancora su U-Reporter, e alle 2 di notte insieme alle guardie ambientali andavamo a vedere nei quartieri dove iniziavamo il porta a porta come avevano differenziato i cittadini, se avevano capito bene come si doveva differenziare. Ovviamente pure questo, veicolato sui social e tutto il resto, faceva capire ai cittadini: questo è matto, la notte non dorme, ci viene a vedere dentro i mastelli. Ovviamente fai di necessità virtù e ti si sta attento, perché poi arriva la multa. Ovviamente all'inizio dovevo bleffare perché la polizia locale non era buona, e io non so se mi state registrando, non era proprio buona a fare le multe sulla raccolta differenziata, non lo era e non lo è, tant'è che io mi sono dovuto servire dei carabinieri forestali, della polizia provinciale e degli ispettori ambientali volontari da me pagati. Ma la polizia locale per un decennio quasi si è, non avrà ricavato, che ne so, 10.000 euro di multe, 1.000 euro all'anno sostanzialmente, proprio contrari a fare le multe sulla raccolta differenziata, chissà perché. Poi la raccolta differenziata comunque dal minimo del 9% dell'agosto 2014 è arrivata in 5 anni, nell'estate 2019, all'81%, con una media annua che dal 2020 ancora oggi è tra il 78 e il 79. Ovviamente abbiamo pubblicato tutto, sempre mese per mese, dal mio arrivo, da quando stavamo al 9%, fino a oggi, ancora oggi, mese per mese escono tutti i dati, quanta carta, quanto vetro, quanta plastica, la differenziata e dove sta, tutto è scaricabile nella sezione statistiche dell'azienda comunale. Il secco indifferenziato è passato da 560 kg anno pro capite a meno 75 kg pro capite all'anno, questi sono tutti i grafici, questo è un grafico dal 1996, vedete la vostra sinistra, fino al 2023 alla vostra destra, come è andato in rosso l'andamento della produzione dei rifiuti e l'andamento di questi rifiuti, di quanti andavano alle filiere di riciclo. A un certo punto che fanno questi grafici? Uno comincia a scendere, quindi si riduce la produzione a monte dei rifiuti. Cioè i cittadini cominciano a dire: il vetro, siccome non mi va di fare 200 metri e portarlo vicino alla campana, sa che c'è, Girardi e l'Acea mi hanno detto che l'acqua è buona, lo riuso e non compro le 6 bottiglie a settimana o al giorno, in alcune famiglie più numerose, di plastica. Quindi si riduce per la plastica e si riduce per il vetro e tante altre iniziative che abbiamo fatto, come vedete, sulla riduzione a monte della produzione di rifiuti. Quindi cala la produzione a monte e aumenta la differenziata, quindi tutto quello che viene prodotto
non finisce più in inceneritori e discariche, ma va a tutte piccole e medie imprese che vendono i rifiuti o negli impianti che l'azienda ha cominciato anche a fare piccoli nei quartieri, per esempio per il compostaggio o per l'olio di frittura, come vedete dopo, che producono compost che vendiamo agli agricoltori e che producono biodiesel che va negli stessi mezzi di raccolta dall'olio di frittura. Questi sono tutti i grafici dei vari... Prego. La raccolta differenziata è un fine per poi... È un mezzo per arrivare al fine di poi riciclare, riusare, vendere. Non è che quando sentiamo i comuni ricicloni che Legambiente premiano, io anche nel Lazio, dove c'è poi il GOI, pure il presidente di Legambiente è ingegnere ambientale come noi, Stefano Ciafani, persona che io rispetto, però io gli ho detto a Stefano più volte, guarda, pure quest'anno vengo e me lo vengo a prendere il premio, però l'anno prossimo non mi invitare proprio più, se tu mi fai diventare comune riciclone, pure i comuni che non raccolgono niente perché vanno nei cassonetti di Tivoli, vanno nei cassonetti di Roma e la produzione è meno di un chilo pro capite, addirittura hanno premiato quest'anno un comune la cui produzione pro capite è uguale a quelli dei cittadini dell'Albania, che sono davvero rimasti, fortunatamente per loro, a una società rurale e di rifiuti ne producono poco. Non è possibile che questo comune che si chiama Setteville, là vicino Roma, o un altro comune che sta vicino Roma, fa 500 kg pro capite all'anno di rifiuti e viene premiato come comune riciclone. È chiaro, se tu ci metti nella frazione i 500 kg che mancano, che vanno nei cassonetti di Roma, quello non sta al 75% differenziato, ma sta alla metà, sta al 40%. E quindi la raccolta differenziata è un fine, è un mezzo, non è il fine per andarsi a pigliare i premi, perché i premi puoi essere premiato anche taroccando i dati della raccolta differenziata. Ne dico una. I comuni della Toscana, e non farò il nome, da cui io provengo, ho scoperto negli anni che sono alcuni comuni, che non farò il nome, per esempio capita che questo comune ha 7 isole ecologiche, centri di raccolta comunale, mentre nell'altra zona della provincia di Lucca non ci sta manco un'isola ecologica. Allora che fa questo comune di cui io non faccio il nome? Fa entrare lì dentro tutti i cittadini, anche in convenzione, che vengono dagli altri comuni. E che fanno? Mica ci vengono a buttare l'indifferenziato nelle isole ecologiche. No, ci vengono a buttare gli ingombranti, gli inerti, i frigoriferi, o no? E quindi aumenta la raccolta differenziata di questo comune di cui non farò il nome e arriva all'87-90%, ma quei rifiuti che vengono dagli altri cittadini, e quindi anche qui vedete i migliori comuni d'Italia, parlo di chi ci ha insegnato porta a porta, poi giocano su come si può, tra virgolette, taroccare la percentuale della raccolta differenziata. Paradossalmente io facendo politiche zero waste, rifiuti zero, a me cala la raccolta differenziata, perché se io la plastica e il vetro riesco a far riusare il vetro più volte e a non far comprare le bottiglie in PET, che tanto sono state anche bandite dall'Europa, e il comune di Tivoli è stato uno dei primi comuni in Italia a fare una direttiva plastic free seria, non alla cingolani maniera, praticamente a me mi si abbassa la raccolta differenziata perché io ho meno plastica nel conteggio della percentuale. Un po' di pazienza. Questi sono dati ISPRA sullo spazzamento, il mio sindaco ci tiene tanto quello che adesso è uscente, certamente ci terrà anche quello nuovo che ha vinto le elezioni. Sullo spazzamento noi abbiamo fatto grandi investimenti, 10 aspiratori elettrici e 4 spazzatrici. Vedete, a un certo punto è comincia a calare dall'istogramma arancione, poi azzurro, perché? Perché le spazzatrici vecchie non c'avevano i soldi manco per ripararle. Solo per farle camminare, cioè, si rompevano e non riuscivano ad aggiustare. Quindi non si riusciva più a spazzare, come al mio arrivo io le ho prese, che erano ferme da anni. Poi ho cominciato a comprarle e poi l'istogramma è risalito e quindi oggi ne abbiamo comprate altre 2. E quindi questo è il dato sulla media dell'ISPRA, dello spazzamento rispetto alla media dell'ISPRA. Un altro dato che tra l'altro ci porta al primato anche, non dico nazionale, ma quasi, è quello della raccolta dei RAE. Allora io mi sono chiesto tante volte perché no per la plastica, perché per i RAE. Allora io dico questo, perché i cittadini
di Tivoli avevano quel campo rom di 300 rom che tutti i giorni, mi dovete credere, fino ad aprile 2016, tutti i sacrosanti giorni c'era una fumarola bruciata. E quindi questa economia sommersa, che era sorretta dagli stessi cittadini, che si reggeva sui RAE e sui pneumatici, quindi frigoriferi, lavastoviglie, sui RAE e pneumatici, entrando a gamba tesa là dentro e inventandomi dei rifiuti, dei servizi, Tivoli Miniera Urbana, Tivoli Premia, vedete, certamente lì i cittadini ci hanno dato il massimo, perché li abbiamo liberati anche dalle fumarole, dalle terre dei fuochi. E quindi è uscita sta fish, questa carta dei RAE, che da 2018 Tivoli ha il primato di tutti i comuni del centro-sud Italia sui RAE. Non ci sta un comune più bravo di Tivoli a raccogliere i RAE. Cioè, questi cittadini proprio portano RAE. Non so, questo è stato sicuramente questo. Tivoli verso i rifiuti zero. Questo è l'altro indice che vi dicevo, avete già visto in quel grafico che vi ho detto prima. Questo è dal 2006 al 2018 l'indice pro capite in chili pro capite al giorno. Vedete, a un certo punto dal 2013 in poi comincia a calare e continua a calare. Vedete poi anche ISPRA che ci ha premiato già 2 anni fa come miglior comune per la riduzione della produzione dei rifiuti. Molto più bravi di Capannori, più bravi di Treviso. Tivoli è in testa alla classifica dei comuni zero waste d'Italia. Come dice Maurizio, la conversione economica dell'ecologia è quello da veicolare, e non il contrario, cioè la conversione ecologica dell'economia, perché quello è il greenwashing. E quindi quando l'ecologia soppianta l'economia, ne fa tanta di più di economia. E nel piccolo della Tari di Tivoli che cosa è successo? Debito pregresso ridotto da 18 milioni e mezzo a 2 milioni in 6 anni e azzerato in 7 anni. Abbiamo ridotto la Tari del 20% già dopo i primi 4 anni, che all'inizio non potevo più di tanto muovermi da quella Tari lì. Redistribuzione reddituale conseguita, oltre 10 milioni di euro in 5 anni grazie al calo della Tari. Cioè, abbiamo, calando la Tari, ridato ai cittadini 10 milioni di euro, che magari è stata una spesa in più ogni 6 mesi, è stato un viaggio, che ne so. Assunzione di nuovo personale in 3 concorsi pubblici, 15 persone nel primo, 25 nel secondo e 16 nel terzo, cioè 56 nuove unità a tempo indeterminato che sono venute, hanno potuto fare un mutuo, si sono potuti comprare una casa e vivono attivi. Istituzione del servizio ispettori ambientali, 30 volontari ambientali che si portano a casa già da una decina d'anni 300, 400, 500 euro al mese. Restituzione alla popolazione di investimenti in nuovi servizi di pulizia con aspiratori elettrici e raccolta di rifiuti innovativi. Ma guardate quanti soldi, se tu non imposti bene la raccolta differenziata, si prendono e si danno al padrone delle discariche, al padrone degli inceneritori o al padrone della ditta privata che prende un appalto su capitolati fatti male dal comune, che si sta zitto e si piglia tutti questi soldi qua. Spieghiamolo bene questo qui, perché questa è un'azienda pubblica. Qui a Vigevano? No. Sì. Questa è un'azienda pubblica, certo. Che gli utili vanno in investimenti, non in... Sì, ovviamente i piani industriali, il piano industriale che io da ingegnere ho fatto, imbastito, è ovviamente tutti questi numeri vengono fuori, li cerchiamo, li vogliamo, e se dobbiamo correggere qualcosa la correggiamo il prima possibile, innanzitutto per salvare l'azienda che non aveva più un minuto di tempo, perché avevamo pieni di debiti, come vi ho detto. Però è chiaro, a un certo punto un'azienda pubblica che sa come fare soldi, è pubblica, e quindi i cittadini sono loro che si beneficiano, vedete in questo grafico al 2014, come il 20% di calo della Tari lo vedete in alto. È chiaro, se poi un comune rinuncia a fare il servizio pubblico e dice no, io voglio, sono per il privato, io non credo al pubblico, che tutte queste cose, è chiaro, poi devi fare un capitolato però fatto bene, e fa un piano industriale che metti a gara fatto bene, dove tu gli dici, amico privato, io sono un comune di 60.000 abitanti, a me se non mi porti 1.200.000 euro di vendita di rifiuti
me li dai tu, perché la plastica sta a 400 euro a tonnellata, il vetro sta a 50 euro a tonnellata, il cartone, i cittadini ti dicevano, se tu sei bravo, i cittadini dicono, se tu sei bravo, li coinvolgi, ci sono esempi dove se devono fare, quindi tu fai una gara d'appalto in cui metti nero su bianco quello che vuoi, poi lo fai, non lo fai, peggio per te, e ci devi fare pure tutte le penali, anche con rischio di risoluzione contrattuale, e il privato se ne va, e magari poi dopo, quando capite che non c'è la Padre Più S.p.A. nel mondo dei privati, sui rifiuti chi più e chi meno vogliono tutti, a danno dell'ambiente, a danno dei cittadini, ricavare, perché magari poi fanno pure accordi con i privati che smaltiscono i rifiuti, no? Dicendo i cittadini sono incivili, perché il giochetto è, se io vengo con gli compattatori, posso usare metà del personale, perché porta a porta ha bisogno di molto più personale. E quindi mi piglio tutto quei compattatori, faccio l'accordo con l'inceneritore, col proprietario dell'inceneritore per la discarica, risparmio sulla raccolta, risparmio sullo smaltimento, e posso dire che però la colpa è dei cittadini che sono incivili e non fanno la differenziata. Ecco, questo poi è il giochetto, il più banale dei giochetti. Qua abbiamo il presidente che ha fatto degli incontri con i cittadini. Forse Luca mi aiuta, cos'è? I magrebini non hanno un buon rapporto con la raccolta, i magrebini, giusto? Era proprio rivolto ai magrebini. Ai magrebini, cioè, presidente... che poi tra l'altro secondo me i magrebini, i rifiuti in Sannamanca che sono, sostanzialmente non buttano, quando pigliano una bottiglia di plastica, io pure sono un po' magrebino, oggi sono all'autogrillo, ho visto la San Benedetto, ha fatto questi tappi, no? Sì. Perché quella è, diciamo, come abbiamo eluso la normativa europea, infatti siamo sotto infrazione grazie al ministro Cingolani, ma la San Benedetto ha fatto una bottiglia di plastica usa e getta, col tappo che però si può rimettere. Io se tre bottiglie ho comprato le ho rimesse in macchina, ecco, per dire, sono un po' magrebino anche io. Quindi per me non esistono, avete visto nel campo Romoli, no? quelli sono scappati di casa, non sanno manco. Tutti però concorrono, se tu come istituzione gli vai vicino, quelli ti ringraziano, poverini, no, c'hanno manco gli occhi per piangere. Come fanno a fare i rifiuti magrebini, con tutti i rispetti? Non l'ho presentato, Marin, ingegnere ambientale, presidente di Vigevano Sostenibile, ha qualche domanda da fare e qualche consiglio da chiedere, anche perché facciamo parte della Consulta Ambiente. L'assessore Valle permettendo, vorremmo parlare di raccolta differenziata, perché l'ultima volta che ci abbiamo provato l'assessore ha sciolto la riunione, perché diceva, l'assessore alle partecipate diceva che la Consulta Ambiente non doveva parlare di raccolta differenziata. Qui succede anche questo. Grazie della parola. Grazie intanto per la bella presentazione, ci ha dato tanti, tanti spunti. Volevo aprire un attimo una tabella che avevo nella cartella per ricollegarci a quello che ha detto sulla raccolta differenziata. Sì? Allora, questa percentuale differenziata. Ok, si riesce... Allora, questi sono i dati di ISPRA, che sono i dati inerenti al 2022, gli ultimi, e come vedete Tivoli ovviamente si pone intorno al 78% che diceva l'ingegnere. Prendendo, diciamo, tre dei comuni della provincia, vediamo che noi siamo orientativamente intorno al 60%. Per cui una delle domande che le volevo fare è come si può, partendo da questi valori che adesso col 2023 vediamo, se apriamo l'altra tabella, questa, dati ASM Vigevano, questi qua sono presi dal sito di ASM Vigevano, pubblica anche il dato del 2023, quindi siamo al 62%. La mia domanda è come si può incrementare questo valore per portarlo a quell'80% di cui ci parlava? Allora, certamente bisogna andare a capire cosa c'è di sbagliato nel sistema di raccolta o nei sistemi di raccolta differenziata. Probabilmente è anche solo uno, non c'è stato il rispetto delle vocazioni urbanistiche, viarie, abitative
Tivoli ha 9 macroquartieri, abbiamo 3 tipi di porta a porta diversi, quindi significa 3 kit diversi. Anche il calendario in centro subisce una variazione in estate, perché il centro Tivoli ha siti UNESCO, ha turisti, quindi gli orari cambiano. Certamente è possibile raccogliere, ecco, per esempio, ecco, 2 volte a settimana l'organico, un primo macro errore, martedì sera l'indifferenziato. Purtroppo io sono ingegnere, no? Non sono un umanista, ma le parole fanno la differenza. L'indifferenziato nel gergo della raccolta differenziata innanzitutto non esiste, si chiama secco residuo, rifiuto urbano residuo dal punto di vista giuridico, e tu poi lo metti pure sui calendari. L'indifferenziato la gente lo capisce perché, vabbè, non la fa la differenziata, tanto il martedì è indifferenziato e gliel'hai scritto tu, e puoi mischiare tutto. E sapete quante volte io sono andato a contestare, sia nei comuni in cui faccio consulenza, sia a Tivoli, ad Aprilia, dove io faccio la direzione generale ancora per poco, praticamente mi dicono, ma è differenziato. Cioè il cittadino si aggrappa proprio alla parola. E quindi primo macro errore è questo. Poi, insomma, certamente non so per le utenze non domestiche se il calendario è lo stesso. Per esempio a Tivoli l'organico, ai ristoranti andiamo tutti i sacrosanti giorni dell'anno, domeniche, Pasqua, Natale, Ferragosto, inclusi, sempre, ai ristoranti proprio serviti come preti all'altare, e in più gli prendiamo pure l'olio di frittura, perché poi gli facciamo lo trasformiamo in carburante per i mezzi. Quindi certamente una cosa fatta così, tanto per farla, senza anima, senza, io credo molto nell'aspetto passionale della cosa. Quando tu nei quartieri vai e dici, questo è il calendario, mi raccomando, domani fate i bravi, questi sono i mastelli, arrivederci e grazie. Oppure tu stai un'ora e mezza, 2 ore, poi fai le domande, fai i dibattiti, e cerchi, come stasera io sto facendo con voi, di dire, guardate, fatelo perché ne va della vostra tasca, della salvaguardia del pianeta, la CO2. Io mi ricordo che nelle relazioni di gestione del bilancio, io fino all'anno scorso, perché poi è cambiata, ARERA impone un suo standard, ma io ci mettevo in un paragrafo tutto su quanta CO2 noi stavamo risparmiando dall'aumento della raccolta differenziata e quanti soldi in termini di tonnellate di CO2 non più emesse dall'incenerimento dei rifiuti, perché ogni tonnellata di CO2 fa danni per 200 euro, dal cambiamento climatico, le montagne che cadono, i morti, le alluvioni, tutti i denti. Quindi io i consiglieri comunali li invitavo a votare sul bilancio anche su questi concetti. Dice, guarda, tu stai votando il bilancio dell'azienda, al di là del fatto che chiudiamo inutile, al di là del fatto che riduciamo la Tari, ma stiamo anche risparmiando emissioni climalteranti. Un documento politico, il bilancio dell'azienda, che parlava di aspetti di ecologia pura. Quindi, insomma, bisogna, a quel punto siamo ingegneri ambientali, dobbiamo fare ingegneri ambientali, dobbiamo parlare di ambiente, di come si possa far bene all'ambiente partendo dalla cucina della signora Maria o del signor Mario. Sì, però tu hai detto che andavi dai ristoranti tutti i giorni, qui non se ne parla neanche. Ma scusa Massimo, faccio una precisazione. Sì, come SM è previsto, è una suddivisione per zone, quindi la città è suddivisa per zone differenti con dei calendari. Anche questo, avere un calendario diverso per ogni zona. Tivoli ha un solo calendario, ho parlato solo di kit. Tutto di uguale. Sì, di kit di raccolta diversi. No? A meno che tu a Tivoli non hai, per esempio, un impianto per la plastica, e a quel punto tu, per non esplodere di plastica nell'unico giorno della plastica, sei costretto a fare il lunedì la plastica lì, in modo che i tuoi lavoratori della plastica riescano a lavorare un po' di plastica, il giorno dopo un altro po'. Ma se tu non hai questo, tra virgolette, problema, puoi, oppure se hai abbastanza stoccaggio, puoi evitare di ammattire a 1000 calendari diversi. Quindi il suo consiglio è avere sicuramente un calendario, diciamo, uniforme per tutta la città, sì, a livello di raccolta. Sì, assolutamente sì. Poi plastica, metalli, io li raccoglierei insieme, anziché fare vetro, non so com'era prima, vetro plastica o vetro metalli. Vetro e metalli. Perché lì ho visto, ecco, qui, ecco, vedi, vetro metalli qua, io invece farei plastica lattine e vetro da solo, e il vetro lo lascerei in campane stradali, possibilmente per
vari motivi, anche per antinfortunistica, oltre che per farci tutte le politiche zero waste sopra. Domanda mia, quando si parla appunto di vetro, lattine plastica, non dipende dai conferitori il fatto di scegliere anche il tipo di, cioè se separare vetro e lattine da una parte e plastica dall'altra, cioè chi ritira proprio il rifiuto? No, assolutamente, loro possono selezionarti sia il vetro e lattine, sia il vetro e plastica, plastica e lattine. Il costo della separazione della plastica dalle lattine è più basso rispetto a, a toccare il vetro. Per cui il vetro, come lo metti, dà problemi agli impianti di selezione. Sarebbe sempre buona regola, norma tecnica, raccoglierlo da solo. Ok. Qui abbiamo le campane, che però è previsto che verranno poi, poi rimosse. Io non le rimuoverei, piuttosto farei un restyling, e insomma, andrebbe certamente migliorato tutto, un calendario unico, e tante cose. Se è asettica sta raccolta, voglio dire, gli operatori ecologici devono poter parlare, per esempio noi diamo dei cartellini gialli e rossi con delle scritte, io dico ai dipendenti: perdete pure mezz'ora in più, in un'ora, e parlate con gli utenti un po' più indisciplinati, vi paghiamo lo straordinario, ma cercate di veicolare le poche semplici regole della raccolta differenziata, anche perché da regolamento aziendale noi poi, io mi sono inventato un premio di produttività legato a quanti introiti dalla raccolta differenziata fa l'azienda. Per cui se tu gli dici, guarda, il 7%, perché questa è la percentuale che diamo a Tivoli, il 7% di quel 1.200.000 diventano 70.000 euro di premi di produttività, che poi vengono modulati in base ai singoli dipendenti, in base a quanto vengono a lavorare. Chi viene a lavorare di più e fa meno assenteismo se piglia 700 euro, chi non viene a lavorare se piglia proprio niente, perché superi certe soglie di assenteismo, per cui chi viene a lavorare si prende pure di quei 70.000 euro, si prende pure quello di cui... di quello che ha fatto più assenteismo. E quindi anche poi dentro l'azienda, con dei regolamenti sulla produttività, tu riesci a invogliare l'operatore ecologico a parlare con l'utenza e a dire: guarda, oggi me lo prendo, ma domani ti becchi il cartellino giallo, e al terzo c'è quello rosso che ti pigli pure la multa. E tu devi provare a devi convincere anche l'operatore ecologico a fare, a dire, a parlare e a non prendersi il rifiuto, sennò quello sai che fa? Piglia tutto, tanto a me che mi torna in tasca. O indifferenziati, o siamo all'80%, o siamo al 40%, per me è la stessa cosa. A Tivoli non succede questo da 7 anni. Beh, ma scusami, ad esempio quando noi, i barbari esistono, i furbi esistono, se uno mette davanti al mio cancello un sacco che non è conforme, me lo piantano lì. E tu dici che, poi tu dici, sono arrivato a Vigevano e ho visto in giro sacchi dappertutto. Sono quelli abbandonati, allora, sono quelli sbagliati dai cittadini, ma abbandonati dalla SM. Perché? Perché te li lasciano lì, poi dopo 2 giorni te li ritirano. Intanto per 2 giorni è rimasto lì. Non è, cioè, io non so più se è meglio la SM o se è meglio il barbaro. Diciamo, su questo voglio spezzare una lancia in favore della SM. Nel senso che magari non lo fanno, lo fanno inconsapevolmente, ma tu, se hai degli zozzoni seriali, che magari l'operatore ecologico, però per diventare zozzone seriale, cioè te l'ha detto l'operatore ecologico 100 volte e tu non hai cambiato, poi è venuto l'amministratore dell'azienda, poi è venuto l'assessore, no? Magari qualche foto di casa sua senza nascondendo dati sensibili e tutto il resto, vedrai che tutti si ravvedono. Però lo zozzone seriale è bene punirlo lasciando i suoi rifiuti lì, perché sennò tu gli liberi e gli fai spazio. Ecco, quindi sì, gli devi mettere il nastro bianco e rosso, gli devi mettere gli adesivi, magari lo devi multare e poi puoi togliere il rifiuto, no? Perché poi abitui al degrado pure i passanti. È bene che poi non ci si abitui mai al degrado. Cioè, l'assuefazione al degrado è sempre la cosa più terribile, sì, del mondo. Sì. Cioè, che magari uno non lo nota più e si abitua. Scusa, e le isole ecologiche, il comportamento che voi avete le isole ecologiche, cioè il privato che viene a portare, cioè come funzionano? Allora, io non so se posso riprendere, perché ci sono anche le foto delle isole ecologiche.
riprendo la presentazione. Sì. Vado, perché sennò... Faccio solo due precisazioni. Una sul fatto che sono stati fatti degli incontri nei vari quartieri per spiegare come fare la raccolta differenziata, quindi SM prima di presentare il calendario, il porta a porta, ha fatto tutta una serie di incontri. E poi le avrei fatto anche questa domanda: come si può migliorare e sensibilizzare maggiormente i cittadini? Allora, io ripeto, se tu fai vedere che cali la tari, investi, fai nuovi posti di lavoro, ci metti la faccia, così convince i cittadini. Non c'è nessuna miglior comunicazione che anche la leva economica. E poi vedono, vedete qui, 10 aspiratori elettrici, 9 di un tipo e un sidewalk litter sweeper, che poi è quello lì dove sta la freccia, questo qua. Questo è a scooter, questi sono a piedi e questo è. Per ogni piazza abbiamo un tipo di aspiratore diverso. I cittadini hanno cominciato a vedere, questo è il customer satisfaction che abbiamo fatto l'anno scorso, il monitoraggio, lo stato di pulizia e igiene, valutazione complessiva, in verde più scuro, in verde più chiaro c'è il grado di massima soddisfazione. Tivoli Miniera Urbana, questo è il brand che ci siamo inventati quando diamo i buoni sconto nelle isole ecologiche che apparecchiamo i sabati nei quartieri più lontani dall'unica isola ecologica fissa che abbiamo, che è una grande isola di 2800 metri quadrati. I quartieri più lontani da quest'una unica isola ecologica, noi in questi grandi parcheggi allestiamo i cassoni dalle 8 di mattina alle 17:30 del pomeriggio tutti i sabati e diamo i buoni sconto. Proprio oggi c'è una sessione di Tivoli Miniera Urbana con Expert, questo colosso della grande distribuzione organizzata degli elettrodomestici, e dai buoni sconto ai cittadini che oggi a Tivoli stanno andando in questo quartiere a Campo Limpido. Vedete qui le terre dei fuochi, come abbiamo spento la terra dei fuochi, ve lo raccontavo prima, queste sono le mie guardie ambientali che andavano a prendere nei roghi il ferro. Allora, quando tu fai articoli di giornali, posto su Facebook, addirittura oggi stiamo a fare un convegno a Vigevano in cui io pubblico queste foto. Le foto di oggi i cittadini di Tivoli le troveranno sul sito dell'ASA entro mercoledì. La cosa, loro dicono: caspita, ma tanti mi vengono a dire, Francesco, siamo andati in vacanza lì, avevano sentito di Tivoli, io ho potuto vedere gli errori che facevano nella raccolta differenziata. Il cittadino diventa lui il protagonista di questa cosa. E quando un cittadino di Tivoli ti viene a spiegare, magari a Vigevano, che il calendario è sbagliato perché è meglio fa come se fa a Tivoli, abbiamo 7 distributori automatici di sacchi, spendiamo 250.000 euro all'anno di sacchi, a voi ve li danno i sacchi? No, così. Si sente. A livello condominiale ci sono i vari bidoni separati, quindi plastica. No, io ti ho detto il sacco per differenziare i rifiuti, cioè il sacco di cellulosa per la carta, il sacco semitrasparente giallo per la plastica, il sacco grigio più piccolo, allora, per il secondo. Io parlo per l'esperienza da, diciamo, abitante di un condominio. Ci sono i sacchi che chiaramente l'azienda che fa le pulizie, che tiene a posto anche i cestini, mette i sacchi dentro. Ma per la differenziata però non ve li danno? Privatamente no. Se qualcuno mi può smentire... Diamo i sacchi e ogni anno spendiamo almeno 200.000 euro di sacchi che i cittadini con la tessera sanitaria vanno e se le prendono in risme trimestrali. Se vai un giorno prima dei 3 mesi ti sono finiti, non te lo dà, proprio per evitare lo spreco. Anche questo è un gesto importante, però ti aiuta a selezionare qualitativamente e quantitativamente tutti i rifiuti in casa. Eravamo partiti che li davano, è durato qualche mese, basta. Questa, vedete, Tivoli Premio, un'altra iniziativa, guardate la fila di macchine per venirsi a prendere i buoni sconto che noi diamo da spendere nella grande distribuzione organizzata per comprare lavastoviglie, lavatrici, yogurtiere domestiche e rasoi per la barba. Perché solo questi? Perché evitano la plastica, la produzione della plastica nelle case della gente. Questa è la mappa della raccolta dei RAE in tutta Italia. Noi siamo 7 kg pro capite all'anno, già dal 2020-2021, guardate il Lazio a 4,23, siamo ai livelli della Emilia Romagna, della Toscana e superiamo la media dei comuni della Lombardia che sta a 5,96. Siamo a 7 noi.
Questo è il customer satisfaction sul servizio ritiro ingombranti e il servizio miniera urbana, guardate, massima soddisfazione. Alcuni articoli di giornale, questo è il Messaggero. Ora, questo è il comunicato stampa sul sito dell'ISPRA. Il territorio virtuoso crea nuove relazioni. Vedete sul sito dell'ISPRA, quando è venuta la direttrice dell'ISPRA, la dottoressa Siclari, e ci è venuta a premiare come miglior comune rifiuti zero d'Italia. Questa è la classifica, vedete. Tivoli primo posto, Trento secondo posto, Treviso terzo posto. Servizio, questo è il customer satisfaction sulla raccolta porta a porta. Ecco, vado verso la conclusione, anche se ce ne sarebbero tante. Questa è la raccolta stradale, in ecostazione a sinistra, campane del vetro, gli abiti usati e i cartoni in giù. Le ecostazioni in un quartiere di 8.000 abitanti, che è un po' più grande di quel comune che ci è venuto a trovare, e non potevamo fare il porta a porta, e quindi o mi fermavo e la raccolta differenziata è arrivata al 65%, o con questi 8.000 abitanti mi inventavo qualche altra cosa, e poi con questi 8.000 siamo arrivati all'81%. E ci siamo inventati le ecostazioni stradali. Primo comune in Italia ad aver preso sti case metallici che venivano installati fino al 2018 solo in località marine in Italia, e adesso queste ecostazioni, addirittura insieme a un altro sistema che si chiama Carretta Caretta, che stiamo sperimentando ad Augusta, poi ve ne parlerò l'anno prossimo, e se va bene, si può soppiantare completamente il porta a porta e si raggiunge lo stesso risultato del porta a porta in termini di qualità e quantità, ma con la metà, purtroppo devo dire, dei dipendenti, che però tu puoi mettere a spazzare senza perdere neanche un posto di lavoro, e con la metà dei mezzi e delle emissioni inquinanti e clima alterati. Allora, come ci può spiegare, vedete, come funziona? Sì, certo. Queste ecostazioni sono occupano 2-3 posti auto. Funzionano a calendario, cioè quelle quattro bocche, quelle quattro finestre che vedete, no? Il lunedì prendono l'umido, quindi il primo cassonetto che sta dentro. Se si riempie, c'è un sensore di riempimento che non fa aprire la finestrella, tu vai al secondo. Quando è pieno il secondo vai al terzo. Quindi ci sono dei cassonetti da 1100 litri e un giorno raccogli una cosa, un giorno un altro, un giorno un altro, un giorno un altro. Il cassonetto della plastica è dedicato, quindi tutti i giorni possono andare a conferire la plastica sempre dalle ore 15 alle 23, per evitare che quel cassonetto, diciamo, trabordi, perché se tu metti un solo giorno la plastica, quella già è voluminosa di per sé. Poi vanno tutti i 1000, perché questo è un quartiere di 8.000, ci sono 10 ecostazioni, quindi mediamente sono 800 abitanti per ogni ecostazione. Questo è un progetto mio, che ovviamente questi qui che fanno le ecostazioni se lo sono fregato, io poi non ho fatto in tempo a brevettarlo, ma questo qua aveva debiti pure lui all'inizio e faceva giusto le ecostazioni per qualche comune marino in Abruzzo e in Puglia. Ha quattro capannoni di proprietà, perché se lo sta vendendo in Italia fuori come l'alternativa del porta a porta. Vabbè, io poi non è che lo faccio per fa soldi, però un ringraziamento. Io però sono stato scemo perché non me la sono andata a brevettare la cosa. Comunque, così funziona, signore, è molto semplice. Ovviamente lì c'è un laser che vuole il sacco, a quel punto il sacco col QR code. Quindi nel giorno dell'umido vuole vedere che tu sei andato lì col sacco dell'umido, lo metti questo QR code che è stampato sul sacco dell'umido e lui ti apre. Se tu vai col sacco della plastica, lui non ti apre. Però non si controlla quello che c'è dentro. Esatto. Allora, non è vero. Perché? Innanzitutto qui, in questo quartiere, le guardie ambientali una volta a settimana stazionano davanti alle 10 ecostazioni e aspettano lì. E aspettano lì i cittadini. Poi gli stessi operatori ecologici la mattina quando aprono, soprattutto all'inizio, io dicevo a campione, fatevi vedere che aprite e portate i sacchi fuori. Detto ciò, signora, se io ti do i sacchi, se io ti do il calendario, l'orario,
ci sono 3 telecamere per ogni ecostazione, ci sono gli ispettori ambientali, ma deve essere proprio diabolic contro a me, cioè tu ce la devi avere con me personalmente, con il presidente dell'azienda per andare a cercare di fregare una cosa del genere. Ovviamente che non nessuno lo fa, ci sono sempre per ogni ecostazione quei 4, 5, non di più, bischeri, cretini che abbandonano il sacco là sotto, tanto ripresi dalle telecamere, e ovviamente su questo finché tu li guardi in faccia non c'è possibilità di riconoscimento, ma se lo fanno con la targa della macchina, allora là te becco, te faccio pure la multa, cosa che è successa, tant'è che una cittadina quando ha visto che era stata ripresa ha pure preso sta telecamera, ha girato, è stata denunciata perché era andata con la macchina, era un'amica dell'assessore ai lavori pubblici tra l'altro, l'infermiera, e io l'ho dovuta denunciare penalmente per quel fatto che mi ha rotto la telecamera, quello è un danneggiamento di una telecamera pubblica, infatti è un reato. Sembra che abbiano archiviato, io poi non sono andata a testimoniare, insomma, vabbè, ho trovato il lei ha chiesto scusa, pagava la Tari però, pagava la Tari, quindi diciamo io ho potuto fare. Una domanda. Questo è il customer satisfaction della raccolta di prossimità con ecostazione, vedete anche qui, massima soddisfazione, dimmi. Sul QR code che c'è sul sacchetto è abbinato alla famiglia, certo. Quindi viene tracciato quella famiglia, conferito il titolare della bolletta. Okay. Questo è un altro tipo di raccolta, nei quartieri dove non in centro storico, perché Tivoli, ripeto, ha un centro storico che è più antico di Roma, e quindi lì non ci sono giardini, però Villa Adriana, Tivoli Terme, i quartieri Campo Limpido, chi è venuto a Tivoli di Secus ha visto, e lì facciamo la raccolta infrasettimanale di sfalci e potature. Non lo faccio porta a porta, ma lo faccio con un ecomobile che si ferma in questi quartieri mezz'ora in uno, mezz'ora in altro, i cittadini su appuntamento sanno che possono portare il verde del giardino. Così come le fermate della plastica metallo, facciamo 4 fermate in favore in centro dei ristoranti e delle attività commerciali che in centro hanno bisogno, oltre che dei 2 passaggi di porta a porta, anche di un passaggio quotidiano della plastica, perché i fondi sono molto piccoli, non c'è spazio. Questa è la raccolta dell'olio di frittura per i ristoranti, guardate, lo raccogliamo porta a porta, c'è un video su internet, sulla nostra pagina Facebook di ASA, dove si vede l'olio di frittura, lo raccogliamo porta a porta, poi finisce in un impiantino che fa una specie di distilleria dell'olio di frittura e finisce poi nei serbatoi dei mezzi della raccolta. Non c'è un esempio di economia circolare più a piccola scala di questo. Sapete su 8.000 comuni in Italia e un migliaio di municipalizzate in Italia quante lo fanno? Già, ditemi un numero. Una, quella di Tivoli. Da soli. Lo sapete quanto costa sto impiantino? 20.000 euro. Cioè, niente. Non costa niente. E riesce a produrre fino a 1.000 litri a settimana carburante, che se lo diciamo là fuori viene Eni, ci sguzza tutti qua. E io per farmelo autorizzare st'impiantino sperimentale, ma lo dico col sorriso, ci ho messo 4 anni, manca se sta a fare una centrale nucleare. Approvato il Ministero dello Sviluppo Economico, che invece doveva attenersi alle normative nazionali e me lo doveva autorizzare in 4 mesi, perché questi sono impianti che vanno favoriti, perché combattono il cambiamento climatico e l'utilizzo dei carburanti fossili, contrastano l'utilizzo dei carburanti fossili. Ha provato ad archiviare il procedimento almeno 3 volte. Mi hanno fatto ripetere integrazioni che avevo già dato, ma lo dico col sorriso, perché poi quando l'abbiamo inaugurato è stato anche più bello farlo. Ma questo è veramente un paese destinato a fallire. Vabbè, qui io faccio tutta la tiritera sul grande impianto inceneritori. Posso fare una carta? Prego. Quei cassoni per la raccolta, postazioni per la raccolta differenziata, quelli che funzionano, quanto costano più o meno l'uno? Allora, quando abbiamo fatto la gara nel 2019, la prima, costavano sui 22.000 euro l'uno, 25. Abbiamo fatto una gara da 250.000 euro, comprese le telecamere. Ora credo che abbiano aumentato, anche perché
ci ha messo i sensori di riempimento, insomma. Però non penso che supereranno i 32.000 euro. Bisogna saper scegliere i posti dove metterli, e lì è particolarmente indicato quel quartiere perché è ad altissima densità di popolazione. Quel quartiere ha una densità di popolazione quasi come Bombay, è praticamente 15.000 abitanti a chilometro quadrato. Tutti i condomini altissimi, senza marciapiedi, macchine parcheggiate a destra e a manca, tutto senso unico, un serpentone tutto senso unico, dove il porta a porta era praticamente impossibile da fare. E quindi mi sono inventato questa cosa, che è stata molto accettata sia dal sindaco, dall'assessore, dalla consigliera comunale di quel quartiere lì. Insomma, è stata una festa di paese quando l'abbiamo inaugurata, quelle costazioni. E qui praticamente io vengo e vado in conclusione a fare la filippica contro i grandi impianti che producono energia dai rifiuti, inceneritori, e già li ho battezzati, e poi ho battezzato pure quelli da biometano, dai rifiuti organici. Quando tu veicoli questa cosa ai cittadini, per dire, non ti preoccupare, tu mischia tutto, ti preoccupare, tanto ci facciamo pure il biogas, e poi devi mettere in una città un insulto di questo tipo. Guardate, a sinistra, quello a destra è un gasometro dove viene stoccato il biometano da rifiuti organici. A sinistra ci sta un palazzo di 7 piani con appartamenti da 400 metri quadrati, che ha le stesse dimensioni del gasometro. Quando poi ti vengono a proporre, e so che qui insomma ci sono impianti di questo tipo, un impianto del biometano, ti vengono a proporre uno o due siti di stoccaggio di quel tipo. E non c'è possibilità, se piglia fuoco un coso di quelli, quello deflagra, non è che si infiamma, è una bomba, perché il biometano ha un altissimo potere detonante, quindi è particolarmente ambito perché produce tanta energia elettrica se tu lo metti in un motore a cogenerazione, ma pure piglia fuoco, e ci sono delle perdite fisiologiche del 4-5%, così come tutte le caldaie a metano nelle nostre case, le vostre, io non ho caldaie a metano già da 10 anni, hanno, quando sentite un po' di puzzo, il 4%, i tubi perdono, e questi il 4% di milionate di metri cubi di metano, praticamente, e il metano ha un potere climalterante 60 volte superiore alla CO2. Allora noi vogliamo fare impianti di trattamento dell'umido sostenibili o vogliamo fare impianti speculativi che fanno pure male all'ambiente e sono pure pericolosi? Vabbè, qua ci sono tutti i numeri che sconfessano dal punto di vista dell'economico gli impianti a biometano. E qui poi è partita tutta la cosa dal 2020, purtroppo anche Legambiente ha spinto. Legambiente dice che il compost è uguale al digestato da rifiuti. Non è vero, perché il testo unico dell'ambiente fa una descrizione del compost e una descrizione del digestato da rifiuti. Il digestato da rifiuti è quello che producono questi grandi impianti anaerobici. Il compost è quello che producono piccoli impianti aerobici come quelli che vi faccio vedere tra poco. Qui c'è il bilancio economico tra gli impianti anaerobici e aerobici, e si dimostra come senza incentivi del GSE sottratti alle nostre bollette energetiche e senza pagare un occhio della fronte pure la tonnellata di organico che entra in questi impianti, il castello finanziario di questi impianti crolla, mentre regge, anche senza incentivi, il castello finanziario degli impianti aerobici, perché sono molto, dal punto di vista strutturale, molto semplici. Queste sono prima di far vedere come sono gli impianti aerobici, vi faccio vedere alcuni i loghi, qui li abbiamo tutti brandizzati e brevettati. Tivoli Miniera Urbana, porta a casa col logo dell'ASA dentro, il cibo non si butta, con i ristoranti, riciclattolo, già da 7-8 anni i cittadini, questa è un'iniziativa che si era fatta in un comune in provincia di Torino, poi loro non l'hanno più fatta, io ho copiato tutto e io la faccio tutti gli anni, riciclattolo, cioè noi favoriamo lo scambio gratuito dei giocattoli usati, che però ancora funzionano, no? Perché purtroppo i bambini avvezzi all'uso e getta fin dalla tenera età, purtroppo tu gli compri il giocattolo, dopo una settimana già si disinteressano, però l'anno dopo, se tu come istituzioni ti ricordi, gli dici: caro bimbo, prendilo, portalo in piazza, lo scambi con un altro giocattolo. E vengono tantissimi bambini, quei genitori che magari, se tu gliela piazzi prima di Natale, una settimana prima di Natale, proprio quando gli devi andare a comprare i giocattoli,
magari ne compri uno di meno perché l'hai trovato là, e quindi produci meno rifiuti, hai del risparmio. A Napoli Raffaele Del Giudice è stato assessore all'ambiente con De Magistris. Raffaele, mo se mi sento, me l'ha copiata sta cosa, siamo amici, eh? Però l'ha fatta radical chic, cioè l'ha fatta che i ricchi portavano i giocattoli per le famiglie più bisognose. Ha sbagliato tutto Raffaele e De Magistris. Riciclato a Napoli è stata fatta alla radical chic. Invece tutti, ricchi, tutti possono portare dei giocattoli, li scambi lì in piazza e lo fai per tutto il periodo, fino alla Befana. Facciamo diversi appuntamenti. Un altro appuntamento sui bambini è Eco Bimbi. Noi tutti gli anni mandiamo a casa di 400 neomamme il kit di pannolini lavabili con una lettera alla mamma che ha messo al mondo un nuovo Tiburtino. E quindi loro possono magari evitare di produrre rifiuti dai pannolini usa e getta. Questa è una ristoratrice che usa il porta a casa. Questi sono i bidoncini intelligenti per la raccolta puntuale nelle utenze condominiali, dove per non usare i sacchi col chip a perdere, le utenze singole, vi ho detto, usiamo il mastello col chip e misuriamo lo svuotamento, mentre nei condomini ci siamo inventati questa cosa qui. Vabbè, qui ci sono tutte le schermate che il computerino del bidoncino dà per individuare il numero di aperture del singolo condomino. Quando io faccio i piani industriali per i comuni come ingegnere, il modello Tivoli sperimentato sta lì con tutte le convenienze economiche, con tutti i costi, e quindi diciamo con i comuni che mi danno la consulenza, al privato che si candida: guarda, tu devi comprare tot bidoncini, tot pannolini lavabili, tot buste, tot distributori. E poi, se lo fai, la tari cala, tu c'hai il tuo markup, il 10% su cui poi tu fai la gara. E i numeri, ecologia sono numeri. Quando abbiamo fatto Eco Bimbi, abbiamo detto nelle varie piazze dove abbiamo presentato il progetto, i 400 neonati di Tivoli ogni anno fanno 850.000 pannolini usa e getta, che sono circa 50.000 euro all'anno, cioè 2 euro per utenza all'anno delle bollette di tutte le utenze, anche di quelle che non hanno bambini, che sono quanto un palazzo. Io ce l'ho questa cosa dei palazzi, no? Prima vi ho detto il palazzo del biogas, no? Il biometano. Un palazzo di 6 piani con appartamenti da 80 metri quadrati ogni anno, pieno, stracolmo di pannolini. Se almeno una volta a settimana usatelo sto pannolino lavabile, noi risparmiamo un po' di soldini e vi regaliamo il kit. Siamo il primo comune in Italia, se andate su Wikipedia e cercate compostaggio di comunità, c'è l'elenco dei 7-8 comuni che hanno fatto le compostiere di comunità. Noi siamo quelli che ce ne hanno di più, tra l'altro in funzione. Gli altri 6 o 7 non so se ce le hanno installate e non funzionano. Noi ne abbiamo 3 gestite, una di queste 3 da 60 famiglie, installate in un parco pubblico a 20 metri dagli scivoli dove vanno a giocare i bambini, che quando l'ho installata lì il mio sindaco ha detto: guarda, come si sente una puzza, tu prendi le dimissioni, io te le firmo subito. Fortunatamente la macchina funzionava bene, puzze non ce ne sono mai state, ovviamente il sindaco non mi avrebbe mai fatto questo torto, piuttosto mi faceva spegnere la macchina, ma in realtà la macchina funziona, ho scelto bene il posto. E le altre 2 le abbiamo installate, una davanti a una scuola e una tra una scuola e una parrocchia, proprio per dire, 60 tonnellate di umido all'anno, 50 tonnellate di umido all'anno vanno in queste macchine, sotto condomini, in parchi pubblici, davanti alle scuole, e nessuno dice: ah, oh, ma 50 tonnellate di umido sono tante, è l'equivalente di umido di 100-150 famiglie. E quindi vedete lì le famiglie in cerchio, Che ci venivano a sentire quando noi presentavamo l'utilizzo di una di queste macchine. Vabbè, sapete che cos'è il compost? A Tivoli abbiamo dato 2.000 compostiere domestiche, 3 compostiere di comunità, che sono quelle macchine che avete visto, e abbiamo fatto un piccolo impianto di compostaggio. Abbiamo fatto 3 corsi di formazione per i conduttori di compostiera, ai sensi del decreto ministeriale 266 del 2016, che siamo stati i primi in Italia ad attuare. Vedete, diamo gli attestati ai cittadini e anche a chi magari vuole venirsi a imparare qualche cosa. E qui ci sono tutti i conti economici che io ho usato per convincere il sindaco a farmi fare queste cose.
Vedete, alla festa della mamma doniamo il compost insacchettato e veicoliamo con i social, questa è la pagina Facebook di ASA, e questo è l'impianto di compostaggio. Piccoli impianti diffusi, non grandi, impianti che richiamano TIR anche da fuori comune per fare speculazione energetica. Non ce n'è bisogno. In tutte le isole ecologiche si possono mettere due cassoni come questi. Guardate, sono uguali ai cassoni dove si raccolgono gli sfalci, gli inerti, però sono, ovviamente hanno una fattura, hanno le saldature fatte che durano 10 anni senza perdere liquidi e odori. Questo è un impianto di compostaggio. Costa poco e tratta l'umido, in particolare una sola biocella di queste tratta l'umido di 3.000, arriva pure a 3.000 abitanti. Ma perché non scegliere queste tecnologie? Che anche solo a vederle i cittadini dicono, scusa, ma e dove sta il problema? Dobbiamo fare forse questi grandi impianti che possono piglia fuoco, possono esplodere, perché dobbiamo tenere lontana dalla vista, lontana dal cuore e lontana dal portafoglio soprattutto, perché quei grandi impianti costano di più. Questi qui invece costano poco e ti fanno risparmiare, non fanno male all'ambiente. Si possono mettere anche in serie, questo è un mio progetto fatto altrove, in parcheggi in disuso. Tutti i comuni che hanno vie che non vengono usate, si può andare a fare, ogni comune si può fare il suo trattamento dell'umido. Un comune di 5.000 abitanti potrebbe, con 4 di quelle biocelle, il comune, come si chiama il comune di 5.000 abitanti? Con 4 biocelle di quelle potete essere autosufficienti e regalare o vendere il compost agli agricoltori. Il compost è un ammendante agricolo, ma in realtà ha anche un potere fertilizzante. E la direttiva fertilizzanti naturali fa la distinzione tra ammendanti e fertilizzanti. Ma in realtà il compost è compatibile anche con l'agricoltura biologica. Io lo vendo a 10 euro al metro cubo, il compost da rifiuti. Guardate. Questi sono gli scarichi che noi facciamo ogni mese di compost. Qui questo è un agricoltore che addirittura è venuto all'isola ecologica. Mentre alcuni cittadini scaricavano i rifiuti, questo si è venuto col camioncino e si è venuto a prendere il compost. E tutto questo viene visto dai cittadini. Dice, ma questo veramente fa? Vedete, questo è un cassone di compost. E questa è l'ultima slide. Grazie. Ho letto che si è inventato anche il progetto Riciclare è un'arte. Sì, questo è in realtà è un'iniziativa che abbiamo fatto con Barbara Molinario, che è dell'associazione Road to Green 2020, che tra l'altro Barbara Molinario la vedete spesso a Rai 2, perché lei fa parte dell'associazione Consumerismo e si occupa di coinvolgere i consumatori a essere più ecologici. È un po' come quella che fa Lucia Cuffaro, che a noi molto vicina, che pure lei va alla RAI. E praticamente è un'iniziativa dove nelle scuole abbiamo dato un libricino con poche pagine, con tutti i QR code, in cui ci sono delle lezioni di educazione ambientale che abbiamo regalato a tutti questi professori che abbiamo coinvolto in 2-3 grandi plessi scolastici. Questa cosa ha coinvolto più di 2.000 ragazzi delle scuole superiori, e quindi veicoliamo tutte queste cose sui RAE, perché riciclare i RAE e non darli alle filiere grigie dell'economia sommersa, e raccontiamo tutto, ripeto, con un libricino che praticamente vai con lo smartphone, con il QR code, e ti si aprono i video, quindi anche sprecando meno carta e diciamo dematerializzando tutte le lezioni. C'è Roberto Cavallo con me che fa le lezioni, lui fa le lezioni sulla carta, se non sbaglio, io faccio quelle sui RAE e sulla plastica, e altri 3-4 professori che abbiamo, e poi noi ovviamente a Tivoli abbiamo fatto anche delle sessioni in presenza, proprio lì con i ragazzi. Riciclare un'arte poi è culminato in un paio di scuole, con degli oggetti che questi ragazzi hanno realizzato con i flaconi, con le scope, insomma, hanno ridato vita agli oggetti dismessi proprio nelle scuole. È un po' come tra l'altro fanno in molte scuole
nei professori di educazione artistica, educazione tecnica, però sono venuti a prendere all'isola ecologica, hanno scelto loro, diciamo, dai cassoni dell'isola ecologica quali erano gli oggetti che volevano far rinascere, e quindi era poi questo, culminava con questa cosa molto simpatica. Mi permetto di farle l'ultima domanda sull'abbandono dei rifiuti e degli svuotacantine, di quelli che... Posso fare domande un po' banali, proprio terra a terra. Quando io porto nel cassonetto davanti a casa, mi sento sempre un po' in colpa, perché quando butto nel cartone con la carta, poi c'è un po' di scotch, poi c'è il cartone del latte piuttosto che del succo di frutta, che dice che riciclabile nella carta, però c'è il tappo di plastica. E nel vetro c'è la bottiglia con la plastichina attorno al collo. Poi dicono il cartone della pizza, che è un bellissimo cartone. Ah no, è sporco, lo devi buttare nell'indifferenziato. Io mi rifiuto, perché non è che è proprio sporco, c'è un pochino di unto, è meglio quello che non lo scotch di altra carta che si butta. Poi le buste, per esempio, adesso hanno la cosettina trasparente che va bene nella carta, forse prima era da staccare e buttare nella plastica. Le buste commerciali, quelle che ti arrivano con... Ah, la lettera postale. La busta della lettera, che c'è quella, sì, tabloncino trasparente, forse prima era plastica, adesso forse è carta, non lo so. Comunque io mi sento sempre un po' in colpa a fare queste cose. E poi anche per il compost, io ho una mia compostiera con lombrichi, se c'è un pezzettino di plastica e vola la plastica, e quindi ci rimane, anche se io sto attentissima, poi me la ritrovo, quindi poi io me lo passo tutto quanto io. E quello che invece si mette lì con la gente magari un po' distratta, magari c'è, non so, l'etichettina della banana, piuttosto che va a sapere che cosa, ce lo ritroviamo nel compost. Altra domanda, il verde, gli spalci, quelle cose lì, non possono andare anche loro nel compost dove li mettete? Cioè io ho tutte queste perplessità qui, non so da che parte girarmi. E un'altra invece... Un altro pensiero era, cioè io sono in un paesino di 1500 abitanti, quindi non è che ho già capito che sono in paese avendo i lombrichi. No, no, quelli si formano comunque naturalmente nelle compostine, anche in città. Dunque, le scuole, ci date voi qualche indirizzo, qualche nome di libricino da... a fare delle lezioni nelle scuole, magari, perché passare dai bambini per spiegare poi alle famiglie come comportarsi mi sembra sempre un'idea vincente. Certo. E quindi però dovremmo avere un qualcosa su cui lavorare, ecco, da cui partire. Ecco, queste erano le Allora, per quanto riguarda, mi dispiace che l'azienda che viene da lei o il comune di 1500 abitanti non abbia sciolto questi dubbi, perché è molto banale. È chiaro, la domanda poi è: ma se ci lascio il tappo vicino alla bottiglia, che succede nella filiera del riciclo? No, sostanzialmente questo è. Se ci lascio la carta o il bollino vicino alla buccia di banana, che succede? Non succede niente, perché praticamente sono errori non di molto conto. E certo è che sarebbe bene comunque separare, se il tappo della bottiglia di vetro come questo è in alluminio, è bene che vada nell'alluminio, ma anche la vetreria che prenderà questa bottiglia e il coccio di vetro è andato col tappo, riuscirà a, diciamo, non a stapparlo, perché non lo gira, però ad allontanare questo collo di bottiglia con il vetro, con le correnti inverse,
perché gli impianti poi hanno delle tecnologie in grado di poter separare tutto. Il cartone della pizza poco unto può andare tranquillamente nella carta. Molto unto potrebbe andare nell'umido, ma qui un sofista potrebbe dirmi ma nel cartone ci sta la colla, perché i cartoni comunque hanno un po' di colla. Sì, ma è talmente poca che pure che se tu lo mangi quel cartone non ti succede niente, no? Sostanzialmente. Quindi bisogna ben veicolare e spiegare. Lo scotch con la carta. Lo scotch sarebbe bene buttarlo nel secco non riciclabile, volgarmente detto indifferenziato, come abbiamo visto anche nei vostri manifesti, però quello è plastificato, è colla, non, la carta poi bisogna... Comunque le cartiere anche lì hanno diversi passaggi fisico-chimici che riescono a separare per flottazione le varie componenti del rifiuto della carta da macero, no? Quindi poi ci sono gli impianti che fanno il resto che i cittadini magari hanno sbagliato, ma l'80, il 90% lo devono fare i cittadini. E se sono ben seguiti, ben spiegate, lo fanno pure il 95%. Ecco perché il CONAI premia la carta di Tivoli e mi dà 60 euro a tonnellata e magari la carta di un altro comune ti dà 30, non ti dà proprio niente. La leva economica, poi il manager chiamato a gestire l'azienda pubblica deve sapere perché mi ha dato 30 e mi ha penalizzato e deve subito correre ai ripari. Deve chiamare degli ispettori ambientali, dei guardie ambientali, chiama l'assessore. Lui stesso, se non c'è soldi, deve andare in quel quartiere, deve andare a capire qual è il quartiere che sbaglia di più e deve andare a veicolare questo. Deve andare a convincere a differenziare meglio. Quattro piccole domande. Come gestite gli inerti? La seconda cosa è il materiale dello spazzamento delle strade, come lo gestite? Se avete un progetto per la gestione dei mozziconi e delle sigarette? E quarta cosa, mi piacerebbe capire qualcosa in più del discorso degli ispettori ambientali notturni. Grazie. Allora, sia l'impianto degli inerti, sia l'impianto delle terre da spazzamento sono privati, e noi diamo a pagamento a questi impianti gli inerti e le terre da spazzamento, che sono materiali riciclabili. Ovviamente non li portiamo in discarica, ma cerchiamo impianti che facciano recupero di materia, non ci pagano perché non hanno... Insomma, secondo me gli inerti potrebbero anche, siccome li rivendono come inerti delle costruzioni, però quando tu fai una gara diciamo, lo dai all'impianto che ti fa pagare di meno. Per quanto riguarda i mozziconi di sigaretta, ci sono oggi un paio di ditte che ho visto che ti danno dei simpatici raccoglitori, li vengono a prendere e loro fanno del riciclo. Ma sinceramente a me questa cosa non mi è mai piaciuta, perché dal punto di vista del messaggio è come dire io incentivo il fumo di sigaretta. Cioè, ne voglio proprio parlare, piuttosto lo voglio continuare a considerare un problema quando vedo le cicche a terra, e allora diamo dei posacenerini tascabili alle tabaccherie che pagano la Tari. 7 su 40 io ho scoperto a Tivoli pagano, 7 tabaccherie su 40 pagano la Tari, e io sì, dei posacenerini tascabili con il logo ASA ignifughi li ho dati solo a queste 7. È successo un casino in città, gli altri che non pagano la Tari, ha detto perché a noi no, ha detto sindaco lo dico io, lo dice lei, l'abbiamo detto in coro, perché tu non paghi la Tari. E praticamente quando noi diamo i posacenerini a queste 7 tabaccherie facciamo una campagna pubblicitaria ai cittadini, ai fumatori, dice andatevele a prendere solo in queste 7, andiamo sui giornali, andiamo sui social, e quindi c'è una pubblicità in questi, e gli altri si sono fregati e non l'hanno presa. Piuttosto preferisco fare una cosa del genere, che magari non la tirano a terra, se la tengono lì, invece far nascere un business pure sul filtro delle cicche sigarette. Poi sinceramente li fregano a Tivoli, io ho provato pure a mettere dei posacenerini un po' più, siccome sono fatti tutti in metallo e sono facili da rompere, se li fregano,
a Tivoli purtroppo non è Bolzano. Avete visto che mi sono dovuto difendere da chi bruciava i rifiuti per recuperarci il metallo, figurati se non vanno a prendersi sti posacenerini che sono tutti in metallo. E poi la quarta non mi ricordo che cos'era. Ah, sugli ispettori notturni. E noi continuiamo a dare, ora sono diventate due i corpi di polizia ambientale volontaria, e continuiamo a investire 40-50 mila euro all'anno e diamo. Sono cittadini o sono polizia? Sono dei cittadini, quasi tutti, alcuni, quasi tutti, non tutti, disoccupati, che possono fare per noi part time, 4 ore al giorno, non di più, questi servizi. Non si possono neanche chiamare lavori, perché non è lavoro, il volontariato ambientale non è lavoro secondo la legge nazionale, quindi non si può chiamare lavoro, però fanno questi servizi di presidio in città, davanti alle costazioni, davanti alle campane del vetro, oppure vanno la notte, o di notte ormai non ci si va quasi più, insomma, non ci si va più. All'inizio, quando stavamo in emergenza rifiuti, dovevamo fare presidi H24, tu mi dicevi per l'abbandono rifiuti, no? Si sente? Sì, perché qui da noi c'è un problema di abbandono rifiuti, soprattutto nelle zone delle campagne. Vanno nelle strade dove magari c'è poco scorrimento, abbandonano. Sono state messe delle fototrappole, in alcuni punti si è anche riusciti a risolvere il problema, ma persiste questa usanza che può essere anche legata, allora, dico, agli svuotacantine. Esatto, la genesi, ecco, tu sei andato da ingegnere, sei andato al problema. La genesi dell'evento qual è? Sono degli incivili che vivono in seconde case, masserie che vengono occupate abusivamente? Sono svuotacantine? Allora, il fenomeno dello svuotacantine lo combatti se tu allestisci dei servizi in quei quartieri, in quella zona, prendi. Stanno lontani dall'isola ecologica, bene. Se non è Maometto, se non è la montagna che vada a Maometto, Maometto vada alla montagna. Fai tu, una volta a settimana, 2 volte al mese, allestisci tu un'isola ecologica in quella zona. Quindi chi, un po' anche per disperazione, se deve liberare casa, non c'ha nessuno, magari il ritiro ingombranti viene tra un mese, anche il più civile a un certo punto, in preda alla necessità, diventa incivile. Magari ti fa pure il gesto di metterlo sulla strada pubblica più vicina, in modo che tu lo vedi come azienda e te lo vai a prendere, no? Se però tu anticipi e gli allestisci un servizio, non ti abbandonano più niente. A me non va da ingombranti, rai, cosa. Non trovi più niente abbandonato da almeno 5 anni a Tivoli. Ti abbandona il sacchetto, te lo vengono a mettere vicino alla campana del vetro, e allora tu sai che anziché andartela a prendere in campagna, la campana del vetro favorisce pure a questi che vengono lì magari 3 mesi, provano a vedere se trovano posto di lavoro, poi non lo trovano e per 3 mesi ti abbandonano il rifiuto. No, perché poi stai vicino a Roma, ce l'ha questo fenomeno, non lo puoi azzerare, è impossibile. Però se tu, anziché fartela andare a abbandonare le campagne, lasci queste 100 campane del vetro, e alcune campane sono più bersagliate degli altri, a un certo punto se esagerano, tu se te la devi giocare alla telecamera, te la devi giocare sulla campana più bersagliata. Nelle campagne, però, puoi pure fare un'altra cosa. Quando proprio hai fatto il servizio, e gli hai fatto il ritiro a domicilio, hai allestito tutto quello che puoi fare, e continuano a farlo, e ripeto, a Tivoli non lo fanno, è sparita proprio questa cosa dell'abbandono dei mobili, dei cose, tutti, puoi mettere delle reti elettrosaldate metalliche con dei pali, fai dei piccoli plinti in cemento, e Tivoli, io ho anche fatto questo, non solo a Tivoli, l'ho fatto pure ad Aprilia, dove sono stato direttore per quasi un anno. Questa cosa è piaciuta tantissimo al sindaco, al vice sindaco, non al mio amministratore unico. Devo dire la verità, non so perché, perché dice sì, perché tu poi metti le reti, ci va a sbattere una macchina dentro, io passo un guaio. Ho fatto no, io sono il direttore dell'azienda, lo passiamo insieme il guaio, però dico, se vanno a sbattere una rete possono pure andare a sbattere in un mobile, in un divano, perché tu, anzi è molto più probabile che ci vanno a sbattere, perché tu oggi ce n'hai talmente tanti di siti, lì parlo di Aprilia, che c'è una probabilità molto più alta, perché non riesci ad andarli a raccogliere subito si rifiuti, no? Metti una rete, magari ci metti dei cartelli bianchi e rossi, vedono, no? E non ci vanno a sbattere. Quindi anche con delle reti si può, poi tu fai un investimento,
Quanto ti costa andare a raccogliere il rifiuto abbandonato, trasportarlo e smaltirlo? No? Ci metti una rete. Oggi spendi, là non ci vanno più. Tu dici, vabbè, mi vanno a cercare un altro. E metti una rete pure là. Dici, vabbè, mi vanno a cercare un altro. E metti una rete pure là. Sai che fa lo zozzone? Se tu sei nel circondario, il comune pioniere di questa cosa delle reti, va un altro comune. Infatti vengono da noi. Perché hanno messo le reti in altri comuni. Si sono spaventati delle telecamerine. La telecamera, dobbiamo dirla tutta, comporta un lavoro amministrativo dopo che non finisce più. Io pure le ho messe le telecamere. Ovviamente, lo dico pure, la verità, ho denunciato per omissione d'atti d'ufficio il comandante dei vigili urbani di Tivoli, io. A un certo punto io gli avevo mandato 7 video a questo signore. Fatto, siamo amici. Ora, però, lui mi aveva promesso che me li avrebbe processati questi video su 7 campane prese d'assalto da gente che veniva da fuori comune e non ha fatto niente di quello che aveva promesso. Però in atti amministrativi io gliel'ho mandati i video, gli ho fatto la denuncia e l'ho denunciato per omissione d'atti d'ufficio. È partito il procedimento, siamo andati a Roma a parlare, tutti i resti, poi so che hanno archiviato tutto, però la strizza gliel'ho fatta venire. Purtroppo, dici tu sei matto, no, io sono amministratore pubblico, è mors tua, vita mea, perché se non funziona la filiera della sanzione, si coalizzano gli zozzoni e l'abbandono dei rifiuti aumenta. Purtroppo noi là siamo a Roma, certamente voi non avete comandanti dei vigili urbani così negligenti, siete un po' più fortunati, probabilmente. Francesco, io volevo chiederti una cosa, sono qua giù. L'ingegner Marina ha fatto vedere le curve della raccolta differenziata in alcuni comuni, sì, qua vicino. Tivoli spiccava verso l'alto, ma quella curva, io vengo da Torino, sono delle curve che conosciamo bene, nel senso che questo assestamento attorno al 60-65% tendono a essere quei comuni che si servono un po' esageratamente dei generatori, no? La domanda è questa. Tu quello che hai fatto è ci hai detto più volte che hai la complicità completa dell'amministrazione o comunque hai un'apertura importante da parte loro, ma quanto puoi fare senza la completa complicità dell'amministrazione e se quella amministrazione magari è nella morsa perché ha delle penali con l'inceneritore? Tu hai abbastanza leva per far convenire comunque la cosa o se le penali dell'inceneritore sono scritte in una certa maniera il gioco tende a fallire? Grazie. Allora Andrea, la penale dell'inceneritore principale è il costo che l'inceneritore ti chiede, perché bruciare i rifiuti non è profittevole, perché se fosse profittevole non ti chiederebbero 200-250 euro a tonnellata. E quindi la prima penale è l'insostenibilità economica degli inceneritori. Quando tu decidi di questo, anziché farlo ritornare carta, bruciarlo, stai pagando 200 euro a tonnellata, anziché risparmiare 200 euro a tonnellata e ricavarne 55-60 dalle filiere del riciclo della carta. Quindi un amministratore che decide di bruciare i rifiuti è un cretino matricolato o un ignorante matricolato. E mai dovrebbe toccare la cosa pubblica, gestire la cosa pubblica. Quindi incenerire i rifiuti, le ceneri incombuste, i fumi e diciamo tutto il danno ambientale che poi in qualche modo pagano, è tutto un costo l'inceneritore. E poi hanno una produttività energetica, quella è la vera penale, perché la natura più di tanto di energia dai rifiuti non ti fa ricavare, né sotto forma di biogas, né sotto forma di biometano, né sotto forma di energia endotermica dai motori endotermici degli inceneritori. L'inceneritore di Brescia, l'inceneritore di Torino, l'inceneritore di Acerra a Napoli, l'efficienza energetica maggiore che riescono a fare è tra il 15 e il 18%, cioè niente. Un pannello fotovoltaico oggi ha un'efficienza energetica del 30-35%, cioè come sviluppo tecnologico il fotovoltaico ha già surclassato tutto l'incenerimento, che c'ha almeno 100 anni di storia in più rispetto al fotovoltaico,
È quella la strada delle fonti rinnovabili. Tra l'altro vogliono far passare questi impianti di incenerimento e di biogas come impianti a fonti rinnovabili. Scusate, ma il sole e il vento sono eterni. A me pare che i rifiuti li dobbiamo ridurre. Come si può fare a dire che i rifiuti sono fonti rinnovabili? No, i rifiuti addirittura dice l'Europa che li dobbiamo ridurre. Ma la vera la domanda qual era? La legge, se la amministrazione... Ah, l'amministrazione, chiaro. Invece sotto il gioco, Ali, qual è la difficoltà, magari, anche se uno vuole aiutare? Allora, se l'azienda del comune di Tivoli aveva le sue difficoltà economiche e non ha un inceneritore, cosa che invece l'Amiat ha, allora, tu non puoi tenere in mano alla stessa azienda Amiat, ERA, IREN, sia le filiere della raccolta che le filiere AdWea, che le filiere dello smaltimento. Tra l'altro c'è stato un periodo in cui Matteoli, Matteoli questa cosa l'aveva capita. Io mi ricordo che stavano per far uscire un emendamento al testo unico dell'ambiente del 2006, poi non si è fatto più. Perché poi c'è una destra e una sinistra inceneritoriste in Italia ed erano quelle. Tanto PD, tanto la destra, non c'è differenza tra i due. E Gualtieri lo dimostra. Gualtieri dovrebbe essere un sindaco di sinistra, è tutto per l'incenerimento. Quindi a quel punto questa cosa è finita e quindi voi trovate ancora oggi che la legge non ferma chi raccoglie i rifiuti dalle vostre case a Torino e con la stessa mano, lo stesso cervello, li brucia, addirittura facendo profitto da questo. Bruciano anche rifiuti di altri territori. Qui abbiamo due inceneritori in provincia e molti dei rifiuti arrivano anche da fuori, perché la produzione provinciale non sopperisce quello che è il fabbisogno dell'impianto. Perché magari il territorio è stato, grazie anche a eventi come questo che negli anni si sono fatti, è stato sensibilizzato e gioco forza, anche se le raccolte sono sbagliate nelle modalità, almeno per me si dovrebbero migliorare, e mi avete detto anche voi che vanno migliorate perché si è fermata al 60%, però è chiaro che i cittadini poi differenziano, riciclano, e quindi qui aumenta, poi magari il genitore che è stato sovradimensionato a suo tempo recepisce però anche... Il problema non è che l'inceneritore, essendo diventato sito di interesse nazionale, ha consentito di far arrivare rifiuti da tutte le parti, perché se no questo problema lo risolvevi a monte. Non consentivi questo, rimaneva una cosa locale e tu bruci quello, eventualmente bruci quello che hai prodotto tu in quella zona. Se fai arrivare da tutte le parti diventa un problema. Allora la cosa è questa: se tu lì dentro ci butti poco rifiuto, devi buttare più gasolio, perché gli inceneritori vanno a gasolio pure, eh. Non esiste un inceneritore dei 50 in Italia che non ci va dentro il gasolio, eh. Come gli impianti a biometano vanno a metano fossile pure loro, perché per essere riscaldati i microrganismi hanno bisogno di calore, e siccome il biometano che viene prodotto viene messo il contatore del GSE, perché ci fregano i soldi dalle nostre tasse per pagare il metro cubo di metano come fonte rinnovabile, per riscaldare i digestori usano il metano fossile. Scusa, ma è tecnico. Molti dicono appunto sulla questione della raccolta differenziata, a tanto punto no, cioè, si differenzia, poi mettiamo tutti quanti nel no, finisce tutto nel discarico Grazie, sì. Laddove esiste un inceneritore, probabilmente la raccolta della plastica ha una selezione, e soprattutto laddove esiste la combinazione di chi raccoglie e chi gestisce l'inceneritore, la raccolta della plastica ha dei criteri di selezione più elevati, io credo, ho il sospetto almeno, perché da questo punto di vista più plastica finisce nell'inceneritore e meno gasolio spende. Certo. Okay? Quindi questo era un po', volevo solo capire se è una, come dire, se è un'affermazione, un sospetto, sì, sì, sensato. Io so che circa il 50% comunque della plastica che viene prodotta e differenziata correttamente dai cittadini non ha in Italia delle filiere spinte di riciclo, per cui gioco forza il Corepla la fa finire negli inceneritori, ma un buon 50% della plastica è riciclabile e si ricicla. Quindi non credo che le politiche plastic free annacquate in Italia, europee,
stiano incentivando la riduzione della plastica, ma più che altro stiano incentivando il riciclo della plastica. Quindi può essere che c'è uno scenario di qui a poco per cui, siccome non si vuole combattere la produzione della plastica, che si può vivere pure tranquillamente sempre, pure gli oggetti in plastica monouso si potrebbero fare in cellulosa volendo, no? Allora ci convinceranno che sempre di più ci sarà tutta plastica riciclata, quindi gioca forza sto mercato della plastica riciclata è l'unica speranza per i produttori della plastica di potersi salvare dalle normative europee, annacquando le direttive sul plastic free, che però sono, se si leggono bene, sono scritte bene. E a Tivoli abbiamo fatto un regolamento comunale che recepisce per bene la direttiva europea plastic free. Ed c'è da mettere al bando la plastica monouso. Le bottigliette in PET di plastica a Tivoli in teoria non si dovrebbero più vendere. Sì. Mo si vendono ancora, però mo vediamo col nuovo sindaco se possiamo dare una sterzata. Però alcuni l'hanno già messa, si sono trasferiti sulla lattina. Quindi diciamo l'acqua non la vendono più in plastica, ma la vendono in lattine, la vendono lo stesso. La lattina pure usa e getta, però quella è plastic free. La lattina non ci finisce a mare, perché magari viene, ha un valore economico, il cittadino non la butta a terra, la lattina è difficile. Invece molto spesso trovi la bottiglia di plastica, perché è più leggera, non lo so. La plastica è un problema ambientale, la lattina in alluminio abbandonata è più difficile trovare. Quindi tu fai riferimento al decreto che hanno fatto di recente sulle acque potabili, dove l'Unione Europea incentiva a riutilizzare e a ridurre il consumo di plastica. Per esempio, sia a Tivoli che nell'azienda di Aprilia, io ho messo a bando l'utilizzo da parte dei dipendenti nei distributori di bevande e cibi di bottigliette usa e getta, e piuttosto ho fatto arrivare questi boccioni riusabili e ho dato a tutti i dipendenti delle borraccette, in modo che ogni dipendente può pure risparmiare, perché l'acqua te la do gratis come azienda se tu riempi la borraccetta. Ovviamente le istituzioni devono dare il là e poi i cittadini, i dipendenti devono dare il resto dello spartito. Diciamo che a livello privato di aziende con i certificati di sostenibilità si sta andando molto in questa direzione. A livello pubblico è un po' più lento il processo, però le case dell'acqua, le fontanelle, sono tutte cose che piano piano ci porteranno in quella direzione. Su quello io vedo un bel futuro, insomma, come Italia, insomma, non siamo così indietro. Ecco. L'acqua è buona, anche quella da rubinetto, non è che è un comune che non fa i fontanelli. Un comune che non fa i fontanelli però potrebbe fare pubblicità alla qualità dell'acqua da rubinetto e alla convenienza del metro cubo comprato al rubinetto rispetto. Ovviamente un sindaco che fa questo si fa nemici i supermercati, però pure i supermercati potrebbero essere incentivati a fare una conversione ecologica della loro attività economica, no? Se un supermercato comincia a vendere roba alla spina, nel regolamento comunale di Tivoli, noi a chi fa vendita di roba alla spina, e quindi senza imballaggi, gli si dà uno sconto sulla tariffa del 30% sulla superficie che loro impegnano per la rivendita di prodotti a plastic free o alla spina. I comuni hanno degli strumenti per convincere anche i supermercati a cambiare le loro rivendite. No, basta farlo. Poi tra l'altro a Tivoli questa cosa è stata facile, perché fatta 100 la tari, viene pagato il 60%, il 70% della tari. C'è un 30% di tari che il comune non incassa. E l'80% di questo 30% sono tutte le attività, e tutte attività commerciali, tra cui i supermercati. Quindi se tu gli dai sconti forti ai supermercati per invogliarli a fare questa transizione ecologica, e loro praticamente non pagando la tari, tu attenti, cioè non ti cambia niente, perché tanto comunque non la pagano, tu lo sconto lo puoi portare pure al 50%, quindi prendi due piccioni con una fava, no? Mi ricordo quando abbiamo fatto il tour dei rifiuti a Tivoli, mi erano rimaste impresse due cose che mi sembra come dal punto di vista metodologico particolarmente interessanti e magari utili da descrivere meglio. Mi dicevi che all'inizio, della tua esperienza, andavate tu e il sindaco a guardare
nel sacchetto cosa c'era dentro, individuavi che era di Mimmo Damiani, suonava il campanello di Mimmo Damiani col sacchetto e gli dicevi: guarda che stavolta, ma la prossima. Uno. E l'altro è stato molto interessante, questo coinvolgimento di soggetti fragili, disoccupati, eccetera, ma anche di seminomani che avevi visto che erano bravissimi a togliere il rame di qui con due martellate, e hai assunto anche loro a lavorare in questa direzione. Mi sembrano due modi di fare, cioè metterci la faccia davvero e valorizzare i fragili in questa strategia, due cose interessanti proprio anche della tua esperienza. Sì, il sindaco in particolare lo ha fatto con un'attività commerciale, con un parrucchiere. Lui, insieme alla consigliera comunale di Villa Adriana, questo quartiere dove c'è proprio la villa di Adriano, trovarono questi rifiuti, tutti capelli, shampoo, tinture, ed era chiaramente di questo parrucchiere. E lui mi disse: ingegnere, guardi, la volevo chiamare per dire, io sto facendo come fa lei. In questo senso, sindaco, alcune volte il sindaco mi prende pure per i fondelli, ho preso un rifiuto abbandonato, insieme alla consigliera Passariello, mia amica, stiamo andando, ho fatto: sindaco, ma davvero mi sta prendendo in giro? Ho fatto: davvero. E mi ha poi telefonato pure davanti, quindi sapere che i consiglieri comunali, il sindaco fanno. E poi io l'ho fatto diverse volte, e poi anche le guardie ambientali. Questo è anche un po' perché? Perché la polizia locale non era buona e non è buona, e quindi noi che facevamo? Anziché sperare in una multa che non sarebbe mai arrivata, quando avevi chiaramente la bolletta di chi è il rifiuto, vai, glielo porti a casa, e diceva alle guardie ambientali: fate pure la foto, nascondendo tutti, però fate vedere che l'avete appeso alla maniglia della porta, una volta l'abbiamo lasciato lì, insomma, sui social la gente mi piace, condivisioni. È così che li convinci i cittadini, soprattutto quelli onesti, e convinci i cittadini onesti anche a parlare col cittadino meno onesto, a dire: guarda, non ti conviene, perché questi, il prossimo sei tu. Quando tu hai 20, 30 guardie ambientali che tu le hai forgiate e loro ci credono, hai vinto la partita. Non hai neanche bisogno di un corpo di polizia locale onesto o che fa il suo mestiere. No. Lo fanno anche senza la multa, è molto più... Te ne dico un'altra, Mimmo. L'ultima che ho fatto 2 anni fa, perché poi mi sono dedicato ad Aprilia, ma adesso ritorno a Tivoli. 2 anni fa abbiamo fatto un post su Facebook dove davanti a una campana del vetro c'era pure una telecamera. Tanto sti imbecille, praticamente è stato visto dalla telecamera, quindi noi siamo risaliti a chi era lui. Ha lasciato un cartone di una televisione al plasma, quelle che sei grosse, e dentro c'era lo spazio per mettere i sacchetti di rifiuti abbandonati. Allora, vicino a questa campana del vetro c'erano 4-5 sacchetti abbandonati, qualcuno aveva messo già nel cartone dei sacchetti, con le guardie ambientali, poi sta riprendendo, dovresti un attimo staccare qua. Stacca. No, stacca. Se non te posso finire di raccontare. Stacca. Vabbè, diciamo, la dico diversamente. Era pieno di sacchetti questo cartone, ma noi avevamo l'immagine della telecamera di questo che aveva abbandonato il cartone, e poi c'erano finiti i sacchetti dentro. Ovviamente lui si è venuto a prendere il cartone della televisione con tutti i sacchetti, e devo dire, mentre lui andava, faceva questo, dice: per favore non mi fate la multa, io mi vengo a prendere tutto. E vieni subito, gli abbiamo detto, perché dalla targa, insomma, e dalla macchina eravamo riusciti a risalire tramite le guardie ambientali. Questo è un amico mio, abbiamo chiamato, per questo servono le guardie ambientali del posto, magari pure persone in difficoltà economica che vengono da ceti sociali precari, tu li prendi, li assoldi, e sono i primi con il dialetto del posto a veicolare l'ecologia, con la loro stessa lingua. E questo lo conosceva, una guardia ambientale conosceva questo qua. Questo, c'ho le foto, ma io poi ve lo passo il posto, perché è ancora pubblicato, in cui lui prende questo grande cartone di televisione che era gonfio di sacchi, no? E se lo mette nella macchina e se lo porta. Poi mi scrisse su Messenger la figlia: ingegnere, mica ha fatto fare la multa. Ha fatto: guarda, io sono un uomo di parola, ma tu hai differenziato tutto.
tutto, non erano rifiuti nostri, ma abbiamo aperto tutti i sacchi, abbiamo differenziato tutto. Bravo, bravo. Capito? Cioè, ti temono, ma temono anche la loro stupidità a un certo punto. Se tu riesci a far capire questo, guardate, fatelo, perché sennò siete proprio dei cretini, e allora loro lo fanno, si sparge la voce. Sì, però è giusto che lo faccia la guardia ambientale, tutto, perché noi italiani non pensiamo di essere dei delatori se denunciamo il vicino di casa. Io ho fatto qualche anno su e giù per la Germania e avevo un piccolo bilocale. Oh, il mio vicino di casa non me ne perdonava una. Io sbagliavo spesso, sono molto. Oh, mi suonava, diceva, gallina, mi ridava il sacchetto. Non mi perdonava mai, noi non lo facciamo. Quando succede, e lì non hai bisogno dei vigili, perché i cittadini sono già loro dei vigili. No? E bisogna tirare quello. Cioè, loro lo fanno, io l'ho visto fare. Io una sera, fuori dal ristorante, il mio socio, lui ha finito il pacchetto di Marlboro, eravamo in tre, stavamo parlando, e ha buttato per terra il pacchetto di Marlboro. Ci hanno accerchiato in 6 o 7, ma non è che volevano picchiarci, eh? Ci stavano guardando come delle merde. Io a questo punto gli ho detto, Massimo, raccogli per favore questi qui. Ci guardavano come delle merde, ci ha fatto sentire male. Una cosa bellissima che ho fatto, che mi ricorda questa cosa qua, l'anno scorso, ho dato io di tasca mia, in tre, abbiamo fatto poi il video, l'azienda ha pagato i filmmaker che hanno usato il drone e le telecamere nascoste. Abbiamo fatto una specie di flash mob in alcune piazze della città. Praticamente io mi sono nascosto facendo finta di leggere il giornale, c'erano queste telecamere nascoste con il drone pronto a partire e tutto il resto, e dei figuranti pronti ad applaudire. Ho lasciato una bottiglietta di plastica vicino a un cestino gettacarte, proprio a 30-40 centimetri. Il primo che passava, la prima che passava, e prendeva questa bottiglietta, la tirava dentro, io uscivo, gli facevamo la festa e gli davo 50 euro di tasca mia. Ho fatto in tre piazze. E devo dire la verità, sono uscito la prima volta dopo un quarto d'ora, 20 minuti, la seconda dopo mezz'ora, l'altra volta dopo tre quarti d'ora, comunque sono sempre arrivate persone che hanno preso e hanno tirato dentro. E ci sono questi video che abbiamo poi veicolato, e ne hanno parlato pure i giornali, e queste poi sono le ciliegine sulla torta. Se all'80%, che altro fai? Fai questo, ti inventi qualche altra cosa e non devi mai smettere. La palestra che era iniziata con le PCP, le piazzole di conferimento presidiate, dove c'erano discariche e d'amblè, grazie alle guardie ambientali, si usavano le campane colorate, oggi non ci sono più quelle, ci sono altre palestre che tu devi continuare a fare. Se smetti, poi purtroppo tutto finisce. Come ha fatto Peccioli, che cioè, ha un po' smesso e... Peccioli? Sì. Peccioli non ha mai iniziato. Ah! Peccioli ha fatto una discarica, tu lo sai. No, Peccioli, scusami, Capannoli. Capannori. Peccioli ha fatto una discarica. Peccioli è tutto sulla discarica. Sì. Peccioli fa il 30% di raccolta differenziata, ma il padrone di questa discarica privata è diventato sindaco ed è ancora sindaco di Peccioli. E guadagna le vie lì. Guadagna, ma non è un bel esempio, perché lì l'oggetto dismesso muore. Tra l'altro, senza essere incenerito. Quindi potrebbe. Se sto sindaco mi sente, potrebbe pure capire che la può svuotare la discarica, si ricicla tutto, ma non so se... Però Capanno lì si è un po' rilassato. Ha fatto il porta a porta e due centri del riuso. Stop, non ha fatto più niente. Tanto Capanno lì dovrebbe essere il comune, la patria del plastic free, e io non sputo nel piatto incommangiato, è una critica sempre costruttiva, spero che questo nuovo sindaco, giovanissimo, mio amico, che è stato assessore all'ambiente per 5 anni, capisca che Capanno lì sta aumentando i suoi rifiuti senza, cioè ogni anno sempre di più, altro che riduzione dei rifiuti. E perché? Perché drenano rifiuti anche dagli altri comuni, e per arrivare al 90% di differenza, ma con i rifiuti degli altri comuni. E ma tu dovessi essere invece il comune che li riduce i rifiuti, invece per fare la gara con Tarina o Treviso stanno facendo a chi fa più, chi arriva prima al 92% di raccolta differenziata, ma lo puoi fare solo se la percentuale di raccolta differenziata in qualche modo. Per esempio, mo stanno a fare l'impianto di riciclo dei pannolini,
no? Usa e getta a capanne, benissimo, usano un capannone già esistente, dismesso, non fanno occupazione di nuovo suolo pubblico, faranno 4-5 posti di lavoro, benissimo, pagato col PNRR. Ma io da Capannoli mi sarei aspettato l'azzeramento dell'utilizzo dei pannolini della Pampers. No, che Capannoli fa un progetto di un impianto della Pampers per continuare a usare i pannolini usegetti. Cioè, io da Capannoli non me l'aspetto solo, me l'aspetto da qualcun altro. Capannoli, che era la patria dei rifiuti zero, mi aspettavo una politica analoga a quella che io, avendo appreso a Capannoli 15 anni fa, l'ho portata a Tivoli e la faccio con le farmacie di Tivoli e mando a casa i pannolini lavabili ai cittadini. Mi aspettavo che lo facesse Cavani, l'ha fatta Tivoli. Allora, dobbiamo decidere di cambiare, perché cioè, non ci sta più tempo. Sì, tu fai un impianto di riciclo, ma sempre di pannolini usegetta. È sempre usegetta. Ci stanno i pannolini lavabili, sì. Allora, i weekend, vogliamo fare i weekend sostenibili che l'assessore all'ambiente di Capannoli insegna alle mamme di Capannoli a usare il pannolino lavabile, poi lo fai pure l'impianto di riciclo dei pannolini e gente, ma fai quello e quello, no, fai solo quello. E perché fai quello, caro Massimo? Perché, ve l'ho detto nella slide, nell'indifferenziato, volgarmente detto indifferenziato, di Capannoli, il 16% del rifiuto delle 300 neomamme di Capannoli è pannolino, se tu fai un impianto e gli dai un codice CER, tu che fai? Questo pannolino non finisce nell'indifferenziato, perché tu fai un giro di raccolta porta a porta dedicata ai pannolini, no? Poi lo battezzi come codice CER riciclabile, dall'85% puff, arrivi al 92%, perché hai tolto dall'indifferenziato un pannolino, tutti i pannolini usegetta, e l'hai fatto diventare, l'hai fatto andare nel numeratore della frazione. Perché loro vogliono arrivare al 92%. Vogliono dire, siamo il comune con la più alta percentuale di raccolta differenziata. Sì, ma sei il comune che ha la più alta produzione di rifiuti. Questo è il punto. Francesco, sulla... a poco non ci può stare, per carità. Sul riciclo del vetro... Un approfondimento, ecco, sullo... Il riciclo dove del... va a finire? Se ma guarda, il vetro è l'imballaggio più l'imballaggio è il materiale più antico del mondo, risale dagli antichi egizi o anche prima, e quindi praticamente abbiamo imparato a sciogliere il silicio e a fare vetro dalla notte dei tempi. Quindi se ci sta una filiera di riciclo del vetro in Italia, in Sicilia dalle parti due, più viva è proprio questa. Quindi non c'è proprio, ovviamente riusare il vetro dal punto di vista energetico e dell'impatto delle emissioni è molto meglio che riciclarlo, ma certo riciclare il vetro è molto meglio che buttarlo in discarico inceneritori. Quindi diciamo c'è una scala di importanza dove il riuso della bottiglia di vetro è in testa, il riciclo, ci sono impianti di riciclo, vetrerie dappertutto, che addirittura se tu oggi a un comune riesci a selezionare il vetro bianco dal vetro verde, cosa che io non riesco ancora a capire come si possa veicolare, perché è molto rischiosa questa cosa. Già la gente di dividere il vetro carta plastica, già, poi gli dici pure il vetro, fallo così, io non me la sento di metterla ancora sta cosa, no? Appunto, dici guarda, veramente sta a fa il cervellotico poi, no? Grazie Francesco, grazie a tutti voi di essere venuti.